Benvenuti al Nelson Mandela Stadium, lo stadio della palla ovale di Ancona. Io sono Stefano Serafini. La giornata è decisamente non primaverile, ci sono 4 gradi, spiovigina, vento piuttosto teso da nord, quindi giornata molto molto fredda. Al mio fianco per commentare quella che sarà la partita a cui assisteremo oggi, cioè i padroni di casa dei Dolphins, GLS Dolphins Ancona contro i Warriors, i Carpanelli Warriors Bologna. Di fianco a me, dicevo, per condurre ho prima di tutto un vecchio amico, secondariamente a questo un vecchio compagno di squadra, siamo tutti vecchi, e un giornalista notissimo, sportivo. Ho qui con me Massimo Terracina, è un vero piacere averlo qui con me. Eccolo. Cambi dei numeri. E mi stanno consegnando un foglio e dicevamo. Allora, assisteremo Massimo alla prima giornata di campionato, che è già iniziata ieri in quel di Firenze, come credo più o meno tutti sappiano, e cioè Guelfi Firenze contro Panthers, i campioni in carica dei Panthers Parma, finita 24-21 a favore dei Panthers di Parma, con un field goal a pochissimo dalla fine, tirato da 44 yard, quindi decisamente consistente. Oggi assisteremo alla nostra partita, appunto, Dolphins-Warriors, due squadre assolutamente storiche. Beh, allora, buon pomeriggio a tutti, intanto benvenuti sulla piattaforma Eleven, dove avrete il piacere di seguire tutto il campionato della EFL del 2022, per cui diamo fondo a questa partita che si presenta come una partita fra due squadre molto molto rinnovate, che l'anno scorso hanno avuto dei risultati altalenanti, quest'anno si propongono, soprattutto in questo momento in cui anche il pubblico è tornato sugli spalti, a sostenere le proprie compagini, e daranno sicuramente fondo a una partita interessante, anche perché hanno cambiato parecchio in cabina di regia quanto riguarda allenatore, almeno per sponda bolognese, e soprattutto vorremmo cercare di accattivare un po' di quella audience che magari segue altri sport verso il football americano, che ricordiamo va sicuramente spiegato e capito, e noi siamo qui assolutamente per questo. Non vi racconteremo solo ed esclusivamente i tecnicismi e i tatticismi esasperati, ma cercheremo di fare un po' di proselitismo, perché credo che le regole del football siano un po' ostiche, ma se ti vengono spiegate si possono tranquillamente comprendere e iniziare a seguire. Sì, chiaramente il football, il nostro sport, è uno sport tipicamente statunitense come gli altri sport, quindi con molte regole, con regolamenti abbastanza importanti, anche consistenti, ma nulla vieta di spiegarlo, soprattutto appunto perché finalmente abbiamo la possibilità di trasmettere su una piattaforma molto molto ampia, appunto Eleven Sports, e di conseguenza rivolgendoci a coloro che non sanno nulla del nostro sport, o quasi. Almeno noi due cercheremo di essere il più, come dire, esplicativi possibile. Ma allora, io faccio fatica a pensare che ci sia qualcuno che non sa nulla del football, perché è uno sport che è troppo affascinante e accattivante dal punto di vista immaginifico. Però detto questo, speriamo di portare dalla nostra, come si suol dire, un po' di persone che magari snobbano, vedono il football come un surrogato del rugby o qualche cos'altro. Rugby che peraltro in questo campo della palla ovale di Ancona, Nelson Mandela, ha una casa importante, un bellissimo campo tra l'altro in sintetico, diciamo un tipo di campi verso i quali si stanno orizzontando un po' tutte le squadre per nobilitare, quantomeno per la IFL, che è l'Italian Football League, ossia la parte più alta del tabellone. Andiamo a vedere invece la terza squadra in campo, che mi sembra interessante proprio per questa messa di regole e questa difficoltà a gestire questi 22 uomini in campo, che sembra che si picchino senza soluzione di continuità, ma in realtà esiste un codice, esistono delle regole che vanno rispettate in maniera anche molto severa, che sono state addirittura aumentate dal punto di vista della sicurezza dei giocatori, e praticamente sono gli arbitri, ossia questi signori con la maglia a righe, che ricordo un po' quella del Cesena, no, forse neanche, no, o la Nocerina, e sono gli arbitri importantissimi,
diciamo che più un arbitro è bravo, meno è protagonista e meno si vede. Speriamo che la crew di quest'oggi, che mi sembra anche di buon livello, sia all'altezza della situazione, ma ne siamo certi. Andiamoli a presentare, perché mi sembra anche giusto dare risalto alla terza squadra in campo in questo momento. Nel frattempo i Carpanelli Warriors stanno per entrare sul terreno di gioco e notiamo con piacere che entrano con oltre ai loro bandiere anche una bandiera ucraina. Beh, credo che questo sia il leitmotiv di questi giorni. Assolutamente, doverosamente direi. E prima che tornino in campo, entrino in campo i giocatori, andiamo a vedere la formazione arbitrale. L'arbitro con il cappellino bianco, si chiama referee, è il capo degli arbitri, quello che decide all'ultima parola su tutto. Stefano D'Amato, 15 anni di esperienza da Udine. Assieme a lui abbiamo l'umpire, che è Alberto Magnino. Intanto entrano in campo i Carpanelli Warriors, che occuperanno la panchina antistante alla nostra. Dopodiché, dicevo, Alberto Magnino, 11 anni di esperienza umpire, che è l'uomo che sta dietro la difesa e guarda quello che accade nella linea di attacco stretta. Dopodiché abbiamo l'head linesman Giulio Sanfelice, con 7 anni di esperienza, line judge Andrea Tognoni, 4 anni, back judge Nicolò Pizzoni, 6 anni, side judge Alessandro Tabaglione, 2 anni di esperienza, field judge Federico Busca, 2 anni di esperienza. Quindi una crew abbastanza collaudata, anche se con giovani innesti. Ecco, poi bisogna tenere in considerazione che vedete tanti arbitri in campo, perché ogni arbitro, a parte il referee che comunque anche lui ha delle mansioni specifiche, ogni arbitro ha una mansione specifica in campo, quindi non è che tutti devono guardare tutto, ma in realtà gli arbitri hanno compiti molto specifici, per cui anche questo è il caso di segnalarlo. Stanno per entrare in campo i padroni di casa eccoli qua, come al solito, con la ormai quasi quarantennale esperienza. Entrano in campo con Jump, colonna sonora ormai assolutamente storica per i Dolphins di Ancona. Allora, va segnalato quanto è importante il momento in cui si entra in campo, quanto sia importante per i ragazzi avere questo momento in cui si caricano a vicenda, pronti a scendere in campo, perché ricordiamo che lo football americano è uno sport di contatto, non è uno sport violento, è violenza controllata, è animosità, è il fatto di scontrarsi fisicamente con un altro avversario dentro regole molto precise e dentro un'etica che tutti i giocatori più o meno hanno e dovrebbero avere, che dà loro la possibilità di uno scontro leale basato sulla tecnica, basato sulla capacità di sfruttare le proprie forze e le debolezze dell'avversario e di fare avanzare la palla o fermare le avanzate. Ma molto importante sottolineare questa cosa, cioè per chi non è avvezzo al nostro sport c'è la tendenza a pensare appunto che siano 11 giocatori con una maglia, 11 giocatori con una maglia diversa che si menano come dei Fabbri Ferrai. No, assolutamente no, è chiaro, c'è impatto, c'è contatto, su questo non c'è discussione, ma è importantissimo sottolineare che tutti i giocatori in campo sono addestrati mentalmente e fisicamente per questo sport e sono allenamenti e addestramenti molto duri, molto pesanti, e contemporaneamente si è pronti per avere degli impatti. Certo, è uno sport di impatto. Quindi adesso, sempre nell'ambito delle spiegazioni, vedete che si stanno preparando i capitani, nel caso dei Dolphins vedete che saranno 4, nel caso dei Warriors devono ancora schierarsi, ma comunque ci saranno i capitani, che di solito sono un capitano per reparto. Per reparto, poi vedremo strada facendo se sarà il caso o meno di spiegare anche cosa si intende per reparto. Dalla parte dei Warriors ci sono 3 capitani,
adesso si incroceranno all'altezza del referee, quindi dell'arbitro, il capo arbitro. Lì poi ci sarà il coin toss, cioè il lancio della monetina, e da lì le squadre, chi vince il lancio della monetina potrà decidere se calciare, quindi iniziare la partita in difesa, oppure ricevere e quindi iniziare la partita in attacco. Allora ricordiamo un pochino di regole, perché cerchiamo di spiegare il football come si svolge. Intanto vediamo il numero 89 da parte dei Warriors, Mattia Parlangeli Junior, detto Junior, ricevitore con esperienza anche negli Stati Uniti, che va al sorteggio. Dunque, dicevo, le squadre di football americano sono composte di circa 40-45 elementi, giocatori, divisi tendenzialmente in tre specialità, ossia l'attacco, la difesa e le squadre speciali. Quelle che si chiamano squadre speciali sono le squadre che scendono in campo quando si hanno delle azioni di calcio, poi vedremo quali sono. 11 uomini, dicevo, contemporaneamente in campo per squadra, ma soprattutto ben specifiche. Il compito dell'attacco è quello di portare avanti la palla. Vi sono 4 tentativi per portare avanti la palla e guadagnare almeno 10 yard. Ogni volta che si guadagnano 10 yard ci sono altri 4 tentativi, 10 o più yard, e la palla può essere avanzata o consegnandola al running back, il corridore, oppure lanciandola una sola volta in avanti. La formazione ha delle ancore fisse, che sono 7 giocatori sulla linea che si chiama di scrimmage, ossia quella che linea immaginaria che passa per il pallone, che divide l'attacco dalla difesa, e altri giocatori che possono essere disseminati per il campo ma dietro questa linea, queste a grandi linee. La difesa invece ha anche lei 11 uomini che possono essere posizionati in campo assolutamente in tutte le maniere possibili e immaginabili. Non vi sono limiti, ovviamente ci sono strategie che dicono come si deve giocare, e il loro compito è quello di evitare che la palla venga avanzata o per via aerea, quindi su lancio, o per via terrestre con una corsa. Prima piccola infarinatura. Sì, allora una cosa, Massimo, sicuramente noi, almeno io personalmente, voglio anticipare a tutti coloro che ci stanno guardando e seguendo, intendo coloro che masticano football, giocano football, seguono il football e quindi conoscono le regole, di pensare che quello che noi stiamo facendo lo stiamo facendo perché riteniamo doveroso, visto che per la prima volta il football è su una piattaforma così vasta, di informare e fare un po' di informazione. Quindi per evitare poi che ci si senta dire avete fatto l'ABC del football, sì, è quello che stiamo facendo. Tornando all'ABC del football, siamo alla prima fase di gioco, si chiama kick off, ossia la squadra dei Dolphins in maglia verde sulla parte destra del vostro teleschermo con bande arancioni calcerà la palla, dando la possibilità ai Warriors di attaccare. La palla viene calciata più lontano possibile. Se esce dal campo in fondo, cosa che non accade in questo momento, se riparte di 25 yard, adesso invece il numero 15 Ghirotti avanza la palla, ma viene placcato per un guadagno di circa 22 yard. Sì, viene il placcatore, in questo caso è Evangelisti dei Dolphins, e il guadagno, la posizione di partenza, appunto, vedete, la palla è già posta sul terreno di gioco e da lì partirà la prima delle 4 azioni di attacco perché i Warriors portino avanti la palla, appunto, per 10 yard. Qualora questo accadesse, 10 naturalmente o più yard, ma qualora questo accadesse, la squadra in possesso in attacco, in questo caso i Warriors della palla, avrebbero la possibilità di avere a disposizione altri 4 tentativi. E siamo alla prima azione ed è una corsa, ottima difesa da parte anconetana che erige un muro, i blocchi, ossia gli uomini della linea d'attacco e quelli che non hanno la palla in mano devono cercare di bloccare, ossia di impedire al difensore di mettere le mani sul portatore di palla, quindi di placcarlo, ossia di portarlo al suolo. Quindi in questo momento niente di fatto, secondo tentativo e 10 yard da fare per conquistare una nuova serie di down. Il quarterback è Cosino,
di origine canadese, viene fermato con un lancio corto ricevuto da Zanetti. E abbiamo visto schierato di fianco a appunto il quarterback Cosineau il numero 22 Seymour. Allora, Zanetti è uno dei ricevitori più importanti della formazione bolognese, ma soprattutto quello che mi va di ricordare, è abbastanza simpatica questa cosa, Cosineau ha una madre che viene da Ascoli, per cui è un profeta in patria, come si potrebbe dire. È giocatore di scuola canadese, gioca col numero 4 ed è un altro lancio molto bello sul numero 80 bolognese. Parliamo di Matteo Dazzani, classe 95, che come vedete chiude il down, ossia ha ricevuto abbastanza yard per poter portare il pallone oltre a quella segna punti, questo triangolo arancione che dice che ha chiuso, quindi ha dritto nuovamente a 4 tentativi, quindi siamo a un primo tentativo con 10 yard da guadagnare sulla linea delle 50. Ed è ancora una corsa del running back, il quale però non riesce a sfruttare i blocchi, ma è eccellente la penetrazione della linea anconetana. Ha resistito bene Seymour al primo placcaggio, anzi ha rotto il primo placcaggio, poi però la difesa è intervenuta con altri tre giocatori in maglia verde e lì si è fermati, infatti la palla non è avanzata di nulla. Secondo tentativo e 10, non abbiamo ancora visto il terzo giocatore straniero, che è Alexis Zachary, anzi Zachary Alexis, che però è un defensive back e gioca in difesa. Intanto il quarterback si incarica di andare avanti da solo, guadagna 5 yard. Partita che inizia molto vibrante, corretta, perché non c'è stato ancora un solo fallo. Ricordiamo che nel football americano il fallo viene segnalato col lancio di un fazzoletto, di una bandierina, di una flag gialla da parte degli arbitri. Vedete gli arbitri che sono posizionati in maniera, come vi dicevo prima, molto attenta, perché ognuno di loro ha una responsabilità. Poi parleremo delle loro responsabilità. Terzo tentativo è 7. Bella difesa, bella difesa. Allora, questo primo drive, la serie di azioni che vengono portate dall'attacco si chiama drive d'attacco. Questo primo drive d'attacco che porta ad una perdita di 4-5 yard, un sack da parte della linea anconetana, costringerà i Warriors a liberarsi del pallone, perché conviene, piuttosto che provare a guadagnare il primo down, si libereranno del pallone e sarà compito del ritornatore in maglia verde con striscia arancione di ritornare. Come vedete, lui la cattura, cerca di ritornare, ma fa buona guardia allo special team bolognese, lo sommerge e ricomincerà con l'attacco dei Dolphins, con un drive di attacco primo e 10 dalla linea delle 20 yard nel campo proprio difeso dai Dolphins. Il ritornatore col numero 24 per i Dolphins, che non ha ottenuto un granché, anche perché va sottolineato il fatto che i propri compagni di squadra, nel caso degli special team, quando c'è un caso di questo tipo, dovrebbero provvedere a bloccare i giocatori con la maglia diversa dalla loro. In questo caso onestamente i blocchi non sono stati un granché. Comunque, col numero 24 James è uno dei tre import dei Dolphins. Adesso vedete che con numero 15 c'è Colin Di Galbo, che è il quarterback statunitense per i Dolphins. Alle sue spalle con numero 44 Cristiano Brancaccio, running back ufficiale, ma si va al lancio di Di Galbo subito su Zach Quattrone, secondo americano import per i Dolphins, e Zach Quattrone perde il pallone e il lancio è incompleto. Giusto sempre per rimanere, si dice incompleto nel momento in cui l'arbitro stabilisce che il giocatore che ha ricevuto il pallone non ne ha avuto il possesso. Il possesso vuole dire pallone in mano e fare almeno un passo, due passi a quel punto, o comunque dimostrare che il pallone è tra le sue mani saldamente. È chiaro che su lancio il pallone va ricevuto al ancora volo. Pallone su
Zac Quattrone, anche questa volta fermato direttamente da appunto l'altro statunitense che non avevamo ancora visto, Zachary Alexis, che è schierato come defensive backs. Diciamo che gioca strong safety, ossia una posizione che è a metà fra il placatore sulle corse e il placatore sui lanci, il difensore sui lanci. Questi sono tutti sofismi difensivi che impareremo con calma se avremo la possibilità. E intanto vediamo che al terzo tentativo con 3 yard da conquistare, Ancona va. È Di Galbo che corre. Già l'anno scorso ci aveva abituato Di Galbo a essere un giocatore che non ha paura dell'impatto e quando vuole mantiene il pallone. In questo caso il suo running back, cioè Brancaccio, gli ha aperto la strada e fornendogli un ulteriore blocco e lui è arrivato alla chiusura del down. Quindi nuovi 4 tentativi a favore dell'attacco verde arancio dei padroni di casa, schierati con 4 ricevitori esterni, una trip, cioè 3 ricevitori dalla stessa parte. Di nuovo Di Galbo che vede un buco, fumble, e questa è un'azione che fa molto male, dolorosissima questa cosa. Il numero 21 che ha Frazzetto e un colpo ha fatto schizzare da... attenzione, c'è un fazzoletto, una flag, appunto c'è una penalità sul terreno di gioco. Vedete, il colpo fa schizzare il pallone dalle mani. Ecco, avete sentito direttamente il capo arbitro che ha segnalato che la penalità era una penalità effettuata dall'attacco Dolphins, un holding, cioè un trattenimento, è stato trattenuto. I giocatori d'attacco non possono trattenere i giocatori di difesa. Di conseguenza l'azione è valida, per cui il dicevamo Di Galbo ha ricevuto un colpo e Frazzetto ha ricevuto al volo, ha cambiato possesso improvvisamente della palla, quella che era la difesa è diventata attacco. Adesso in campo l'attacco ufficiale Warriors. Questo è un tipico esempio di turnover, ossia quando la palla che era in saldo possesso della formazione offensiva di una squadra viene persa in qualche modo e viene preso il possesso dall'altra squadra, quindi è una cosa abbastanza usuale, molto importante. Ancora una corsa da parte dei Warriors, ma quello che ci tenevo a dire era che Frazzetto è uno dei giocatori che fanno parte del programma di flag football della Federazione Italiana di American Football, la FIDAF, che diventerà uno sport dimostrativo, si spera, olimpico, per cui un progetto molto importante di cui vi parleremo fra breve quando sarà passato il pathos di questo drive offensivo dei Warriors. Posizione ottimale per attacco Warriors. Buono, ricevuto. Mattia Parlangeli. Touchdown Warriors. Come si può notare da un errore non voluto naturalmente, ma un errore dell'attacco Dolphins, si passa a un touchdown per la squadra avversaria dei Warriors. Ecco il replay, vedete il lancio millimetrico, perfetto, e Parlangeli molto bravo, è riuscito a resistere alla difesa di Valentino Rotelli con numero 8. Quindi buoni il 6 punti per i Warriors, adesso l'extra point. La marcatura, ricordiamo, che va fatta superando la linea di gol, che è quella dove praticamente è posizionata la palla quasi adesso, e siamo a 7 perché il calcio di trasformazione vale un punto, mentre invece se avessero portato la palla di là dalla goal line con un'azione o di lancio o di corsa sarebbe valso 2 punti. Quindi 7-0 per i Warriors. Continuiamo il discorso su flag football, e per la prima volta nella storia di questa disciplina il football americano nella sua versione senza contatto, cioè il flag football, dove non ci si placca ma si strappa una bandierina dal fianco del giocatore, è stato ammesso ai World Games, che sono esattamente i giochi olimpici degli sport non olimpici, scusate il gioco di parole. È l'anticamera in pratica. Infatti il prossimo si fa, sì, soprattutto per ragazzi giovani, molto giovani, o per signorine che si vogliono avvicinare a questo sport, anche se la federazione ha un campionato femminile di full pad football, ossia di football americano vestito con casco, paraspalle e quant'altro. E sarà molto importante quest'anno, e appunto faceva parte di questa squadra sperimentale
Frazzetto, quello che ha effettuato questo fantastico intercetto. E praticamente nel 2028 alle Olimpiadi di Los Angeles potrebbe essere introdotto il flag football come sport dimostrativo. L'Italia ha ottenuto ottimi risultati sia in campo femminile Nocera ha deciso di fare un touchback, il ricevitore della, il ritornatore a posizione brutta, e di conseguenza ha deciso di fermare l'azione. Prego Massimo. Dicevamo che è un primo passo verso un sogno olimpico, in quanto il flag football nel 2028 a Los Angeles potrebbe avere la dignità di sport dimostrativo. L'Italia, grazie al quarto posto conquistato dalla nazionale maschile di flag e all'ottavo di quella femminile agli ultimi campionati mondiali, attenzione, non europei, giocati in Israele ai primi dicembre, ha tutte e due le nazionali qualificate, e quindi se aggiungiamo questa vittoria al campionato europeo vinto di recente contro la Svezia dalla nazionale maggiore, direi che lo sport italiano del football sta dando ottimi risultati. Torniamo di noi. Di nuovo al lancio di Galbo, molto profondo, ancora su Quattrone, marcatissimo Jonathan Cerullo. Veramente francobollato, chiaramente la difesa Warrior sa perfettamente che Zach Quattrone è un bersaglio primario per Colin Di Galbo. Nulla di fatto, incompleto anche questo lancio. Sarà un secondo tentativo, ancora 10 per l'attacco verde arancio. Replay, è stata un'azione molto bella perché Quattrone è uscito in fly, ossia volo verso il fondo del campo, un lancio lungo basandosi sulla velocità. Corre di nuovo Di Galbo. Ed è ancora Di Galbo, sì. Ha visto un buco aperto di dalla linea, ha pensato di sfruttarlo. Allora, spieghiamo che cos'è il buco aperto dalla linea. Sì, appunto. Cioè, allora, i 5 uomini della linea offensiva, che sono in questo momento quelli dei Dolphins, hanno un uomo centrale che si chiama centro, che è quello che snappa, ossia passa la palla al quarterback, e da lì inizia il gioco. E di fianco a lui, a destra e a sinistra, ci sono una guardia e un tackle, e una guardia e un tackle. Questi sono i 5 uomini di linea interna, che sono coloro che devono... Vediamo l'arbitro cosa dice. Non c'è fallo nell'azione, quindi un lancio intempestivo di flag, bandierina, fazzoletto, come volete. Dicevo quindi che gli uomini dell'attacco interna hanno il compito di aprire i buchi, ossia di togliere i difensori pericolosi di mezzo per poter far correre indisturbato il portatore di palla, che in questo caso era il quarterback. Al lancio, sembra al lancio, sì, lancia ancora incompleto, questa volta su Orlandini. La copertura da parte della secondaria difensiva, cioè dei difensori sui ricevitori, quelli più arretrati per intenderci, quelli che nel filmato, nella diretta, vedete arretrare insieme ai ricevitori in maglia verde, è una copertura molto buona. Finora i Dolphins non sono riusciti a sviluppare un gioco aereo, e quindi, siccome sono al quarto tentativo e sono 10 le yard da guadagnare, i Dolphins vanno al punt di allontanamento per allontanare il pallone il più possibile. Calcio molto alto che finisce direttamente in mano a lo statunitense, scusatemi, all'import Zachary, che non ritorna di un centimetro, ma da lì comunque partirà il prossimo drive d'attacco. Parlavamo prima di special team, questo è uno special team, ossia il punting team, la squadra che effettua il calcio di allontanamento, quindi la palla viene calciata e dice va bene, io te la lascio, però te la lascio il più lontano possibile, e tu, se vuoi avanzare, devi andare attraverso i miei uomini che sono tutti lì per placarti. Ovviamente c'è anche il punt return, ossia la squadra che deve bloccare per il ritornatore di calcio per poterlo far avanzare. I blocchi non hanno avuto molto effetto in questa azione. Un lancio, uno screen pass. Un lancio sulla linea, si chiama un quick pass, nel senso che la palla viene data al ricevitore sulla linea. Gli altri ricevitori, gli altri uomini cercano di bloccare, ossia di impedire ai difensori di arrivare in prima battuta sul ricevitore, perché poi lui riesca con le sue abilità di giocoliere, giocando sulle gambe, di avanzare zizzagando fra i difensori. Però direi che 4 yard sono state guadagnate. Un'altra formazione con un solo running back e due uomini fuori, questa volta è stata una finta, stessa azione di prima dall'altra parte, ma in questo caso
la palla è stata consegnata a Seymour perché si cerca di abituare la difesa a qualche cosa o di far vedere alla difesa da una formazione un tipo di gioco che però poi viene effettuato in maniera differente, quindi un decoy, una specie di civetta. Terzo tentativo e una yard per chiudere il down, palla sulle 45 del campo difeso dai Warriors. Formazione chiusissima da parte dei Warriors. Ancora palla Seymour. Ancora Seymour. Chiude il down, corsa centrale di potenza, si stanno aggiustando, molto importante il lavoro degli allenatori in questi frangenti perché dopo le prime fasi di studio esistono quelli che si chiamano aggiustamenti, ossia gli adjustments, che sono fondamentali per l'angolo di bloccaggio, ossia l'angolo con cui l'uomo di linea va a impattare di attacco, va a impattare il difensore per spostarlo. Si usa anche il man in motion, ossia questo uomo che corre, nella fattispecie mi sembra il numero 80 Dazzani. Seymour, che placcaggio, che placcaggio. Intanto Seymour si prende il numero 24 anconetano nelle costole, stiamo parlando di un defensive back l'ottimo. E James, è il terzo import per i Dolphins, l'ha letteralmente alzato da terra e appoggiato a terra. Beh, nella miglior tecnica rugbistica su questo campo, un placcaggio da rugby applicato al football. Inseguito. Ed bravo, è Zanetti. Bella ricezione. Zanetti è uno dei migliori ricevitori della task bolognese. Ecco, ricordiamo una cosa. È molto importante che un quarterback sia in grado, sia il quarterback che il regista. È l'uomo che ha la palla in mano per primo e smista il gioco. Tendenzialmente deve essere atletico, deve essere alto, deve essere in grado di ragionare anche sotto pressione, per cui è un ruolo molto di responsabilità. E è importante vedere come lui è riuscito a sfuggire alla caccia dei giocatori in maglia verde. Anche qui cerca un po' di portare su di sé il bersaglio, la pressione dei difensori, per liberare poi il suo giocatore come valvola di sicurezza, e palla Seymour. Tengo in considerazione, bisogna anche tenere in considerazione che in campo ci sono, a proposito proprio Massimo di quello che dicevi prima, della nazionale flag che in quel di Israele è arrivata quarta ai mondiali, in questo campo, in questo momento ci sono molti dei giocatori che erano in Israele con la nazionale italiana per il mondiale di flag. Zanetti replica, bellissima questo fraseggio, e devo dire che quest'anno i Warriors stanno sicuramente beneficiando di questo quarterback Gabriel Cousineau, che è molto molto più efficace di quello che era il passing game dello scorso anno. Forse anche perché è un quarterback più mobile, mentre invece l'anno scorso il quarterback era un quarterback da tasca, ossia un quarterback che stava seduto dentro la tasca, che è quella specie di arco che si forma con i bloccatori di linea che impediscono ai difensori di entrare per placcarlo. È un'altra corsa di Seymour. Molto vicini i Warriors alla goal line Dolphins, non è ancora un secondo tentativo e gol, ma sono con la palla praticamente sulle 10 difensive Dolphins. Allora, questa nel gergo si chiama zona rossa, red zone, ossia quando si entra nelle 20 yard con l'attacco cambiano un po' anche le dinamiche, perché non si ha più tutto il campo a disposizione, per cui vedi che si fanno delle azioni un po' differenti, anche la difesa si stringe, gli spazi risultano più stretti, per cui abbiamo un tipo di gioco leggermente diverso. Intanto abbiamo visto un bel blocco del numero 56, Thomas Sturniolo, che ha saltato quasi tutto lo scorso anno per un infortunio a una gamba, ma è tornato in campo per quello che riguarda i Warriors Bologna, che l'anno scorso sono arrivati a fine campionato molto in affanno dal punto di vista del personale. Di nuovo il placcaggio è stato portato da James, che ha rimontato dall'altra parte del campo su Seymour.
Fine del primo quarto, si cambia campo. Ecco, questo è già, anche questa è una cosa caratteristica del nostro sport. Allora, i due tempi sono divisi in quattro quarti. Ogni quarto, ogni volta che finisce un quarto, come in questo caso è finito il primo, si invertono le posizioni in campo. Una cosa che tenevo a dire è che il campionato IFL che è iniziato ieri, questa è la prima giornata, tra sabato e domenica è la prima giornata, quest'oggi vede anche un'altra partita in campo tra pochissimi minuti, che è quella fra Dax Lazio e Simen Milano. Una particolarità di questa prima giornata di questo campionato 2022 è che non questa in campo ha due compagini assolutamente storiche per il football americano in Italia, ma le altre due partite, e cioè Guelfi Panthers di ieri, di cui abbiamo parlato all'inizio, e Dax Simen, che inizierà tra pochi minuti, sono esattamente, sia pure a campi invertiti, le semifinali del campionato di Serie A della 2021. Abbiamo parlato di storia, ricordiamo che quest'anno sono 41 anni che si effettua il campionato di football americano, che iniziò nel 1980 con 5 squadre, le fondatrici dell'AIFA, anche se l'anno prima c'era un'altra lega che poi scomparse. Ed è un altro touchdown di Parlangeli, esattamente fotocopia, ma c'è una flag in campo. Ma la flag, visto da qui, adesso vedremo con il replay, è sicuramente un'interferenza. Adesso vediamo a chi verrà attribuita l'interferenza. Cos'è un'interferenza? Quando il difensore e il ricevitore, come in questo caso, sono tutti e due attaccati uno all'altro sulla palla, attacco numero 85, 15, e questa volta un'interferenza offensiva. Ecco, se c'è un contatto troppo, che in pratica impedisce all'altro giocatore, che sia l'attaccante o che sia la difesa, impedisce di poter ricevere la palla, avviene questa penalità che è l'interferenza. Normalmente le interferenze sono ovviamente più facile che le interferenze siano penalità attribuite alla difesa, cioè il difensore che impedisce di ricevere al ricevitore d'attacco, ma succede anche quello che avete appena visto, e cioè il ricevitore d'attacco non interferisce su, e c'è di nuovo una penalità. Allora, ricordiamo una cosa: le penalità nel football americano vengono combinate con perdita di terreno o di tentativo, quindi fallo personale, la fin de pressa, difesa numero 54, mezza distanza applicata nel punto di fine corsa, primo down. Quindi le penalità vengono combinate con una perdita di terreno che può essere di 5, 10 o 15 yard, oppure se non c'è la capienza viene data viene dato metà della distanza dalla goal line. Quindi in questo caso gli arbitri hanno segnalato un fallo con fazzoletto, hanno visto che il quarterback avversario, cioè dei Warriors, è stato colpito in maniera illegale da parte di un giocatore dei Dolphins, e quindi hanno combinato 15 yard per violenza non necessaria, perché il quarterback aveva già scaricato il pallone, cioè non aveva più il possesso del pallone quando è stato colpito. Questa è violenza non necessaria. A proposito di quello che dicevamo sul fatto che il nostro sport è uno sport molto regolamentato anche per la protezione dei giocatori, la penalità più alta in assoluto è appunto quella dei 15 yard. Ci possono essere casi ancora peggiori, ma come perdere il terreno si può perdere al massimo 15 yard, ma 15 yard vi garantisco che è un quantitativo di yard decisamente importante. Diciamo così, si fa talmente fatica a guadagnarle esatto, che 15 sono una punizione abbastanza. Speriamo di riuscire a darvi un quadro di quello che è il football nella sua complessità, perché è vero che è spettacolare. Sostituzione illegale, difesa, falsa partenza, attacco, le penalità si declinano e si gioca al primo down. Caso accademico, in questo caso ci sono state due penalità, anche se di diverse entità, nell'azione, quindi le due penalità si annullano e si rigioca il tentativo. Ricordiamo che siamo al primo tentativo
e 10 yard circa da guadagnare per i Warriors. Primo tentativo gol. Quindi sì, primo è gol con 9 yard e mezzo da conquistare. 7-0 sempre il punteggio in favore dei Warriors Campanelli Bologna. Ecco, questo tipo di azione si chiama toss o pitch out, cioè significa che il quarterback ha allungato la palla, stile rugby, passatemi questa impropria definizione, ossia gliela ha allungata sull'esterno cercando di lasciarlo uscire, perché ricordatevi che la palla viaggia più veloce dell'uomo, per cui già l'uomo era corso fuori, la difesa è stata raffreddata un attimo per capire cosa succedeva, intanto ha preso vantaggio il giocatore in maglia bianca, Seymour, che ha guadagnato 3 yard circa, quindi secondo tentativo e gol sulle 5. Bel gesto da parte del quarterback bolognese che prima finge il lancio sulla sinistra, si gira, fa quella che si chiama pump fake, ossia la finta lui pompa col braccio, fa vedere che lancia, mentre invece non lancia, fa saltare a vuoto il difensore e poi completa il lancio. Però molto bravo il cornerback anconetano che era assolutamente sul ricevitore e quindi il guadagno di terreno è di circa una yard. Terzo tentativo e 4. Joe, mi sembra che sia segnato solo perché ha toccato il pilone, quindi il quarterback bolognese si mette in proprio, come si suol dire, ossia dopo aver letto la difesa, sprinta sull'esterno, riesce a girare l'angolo, importantissimo, perché finché corre parallelo alle linee fa poca strada, cioè corre molto ma non guadagna. Invece così gira l'angolo e toccando il birillo arancione che delinea la goal line, ossia l'area di meta, segna altri 6 punti per la formazione bolognese che sta prendendo il largo in questo secondo periodo. Perché il touchdown viene segnato con il pallone, quindi il pallone evidentemente è rimasto all'interno del birillo arancione che vedete deposto agli angoli della goal line e di conseguenza anche se il giocatore è fuori ma il pallone è dentro viene segnato il touchdown. Quindi inizio primo tempo assolutamente scoppiettante da parte dei Warriors, 14-0, finora da parte dell'attacco Dolphins non si è visto un granché. Ecco, guardate la corsa di Cosino, vedete, corre parallelo, accelera e poi improvvisamente riesce, complimenti perché riesce un bel gesto a girare l'angolo ed ecco, il pallone rimane all'interno di quel birillo che vedete rimbalzare sul terreno. Allora, noi quindi il pallone è buono. Ricordiamo per esempio che la Federazione Italiana dell'American Football in questo momento, in questo campionato, ha 3 campionati principali maschili che sono la prima divisione che è la IFL, la seconda divisione che è football a 11, chiamiamola una serie B, perdonatemi il termine, e un CIF 9 che è il football americano di serie C giocato con 9 giocatori invece che 11. Dopodiché un flag football femminile, Coppa Italia Senior Open di flag football, campionato di flag football juniores, di flag junior under 15 e under 17, quindi tanti campionati in ballo e servono ovviamente tanti atleti che possono tranquillamente accedere a qualunque età secondo quella che è la loro specificità fisica, perché nel football servono tutti i tipi di fisici, non è vero che bisogna essere solo grossi o solo veloci o solo alti, tutti i tipi di fisico hanno una connotazione e poi naturalmente servono anche dirigenti, arbitri. Il corso di arbitri per esempio in un mese ti mette in condizione di scendere in campo con molta tranquillità. E intanto torniamo alla partita con l'attacco Dolphins. Allora, schierato come finora è stato schierato, questa volta però la palla va al running back Brancaccio che non fa un centimetro, anzi se possibile ne perde, perché viene fermato immediatamente da Andrea Nadalini, numero 91, e dal Tiberio Calbucci, figlio d'arte, linebacker centrale e della nazionale under 19. Quindi il primo tentativo è andato a vuoto, sarà un secondo tentativo, la formazione è sempre la stessa, 3 ricevitori e una trips sul lato sinistro e un ricevitore singolo, che in questo caso è Zach Cotrone, sul lato destro. Finta di Galbo,
Finza di blitz. Lancio molto veloce su Nocera, che però non riesce ad agguantare il pallone, quindi di nuovo un nulla di fatto. Nell'attesa aggiungo una cosa, la prossima settimana, il prossimo weekend partiranno i tre campionati giovanili di flag, quindi under 13, under 15, under 17. Ci sono tantissime squadre di tutta Italia iscritte, il record lo detiene l'under 17, in cui fra parentesi sono iscritti sia i Dolphins sia i Warriors, con 24 squadre, si parte dalla Sicilia e si arriva al Piemonte. 24 squadre, sarà un bellissimo campionato, impegnativo i massimi. E intanto Di Galbo scarica il pallone ancora su Antonio Nocera, che anche in questo caso comunque era ben coperto da Frazzetto. Devo dire veramente che il coaching staff Warriors ha predisposto una marcatura per i D-backs, cioè per la difensiva. Dobbiamo dare merito a Mauro Solmi, alle dipendenze di Coach Longhi, l'head coach. Questi due, assieme a diversi allenatori, fra cui Rotelli, della squadra di Ancona, sono nel coaching staff della nazionale under di 21, mi sembra. Di cui no, under 19. 19, scusa. Di cui Paolo Belvederesi è il general manager. Sì, nel campo dei Warriors c'è anche Andrea Polenta, che è l'offensive coordinator. Time out, e poi vorrei ricordare anche... Primo time out. Ecco, c'è un time out, si possono usare tre time out per ogni metà di gioco. Veramente i time out sono importanti, perché quando si arriva verso la fine della partita la gestione del tempo è fondamentale. Volevo ricordare che nella difesa bolognese manca il linebacker Giulio Frabretti, il quale ha avuto un infortunio abbastanza grave a un braccio, per cui a lui vanno i nostri migliori in bocca al lupo, sperando di vederlo molto presto in campo. Dicevamo, difese molto forti, quest'anno sembra che si sia aperto con delle difese incisive. Se posso dire la mia, scusate un attimo, ho avuto un momento drammatico. E dicevo, rispetto all'anno scorso vedo i Dolphins leggermente in ritardo sul timing tra ricevitori e quarterback, in quanto non mi sembra sia cambiato molto dal punto di vista del personale. No. Per cui ci sono stati degli inserimenti dall'under 19, ma in realtà non è cambiato pressoché nulla. Il corpo centrale della squadra è più o meno rimasto lo stesso. Il quarterback è lo stesso. Punt di allontanamento calciato da Rotelli e di nuovo la palla vola direttamente. In realtà i due import dei Warriors si sono disturbati a vicenda. Solo che il numero 9, Zachary, aveva il pallone, mentre il 22, Seymour no. Però vabbè, Zachary posizione... ha centrato quello spazio fra i 2-2 del 22 e esatto, niente di fatto. Bravo. Sembra... Però voglio dire, posizione ben comunque, più che ottima. Sembra che si mettano d'accordo il punter dei Dolphins con Seymour, perché lo tira, quel calcio sempre su di lui. Posizione più che ottima per l'attacco Warriors, perché praticamente sulla linea di metà campo, ma a meno di una yarda alla linea di metà campo, quindi posizione privilegiata per un attacco a partire da lì. Sempre uomo in movimento, palla a Seymour, che viene fermato da Christian Giardinieri con la numero 10. C'è un piccolo agglomerato di uomini sulla linea nel punto dove è passato Seymour. Allora, 3 yard di guadagno, quindi non moltissimo. Diciamo che l'arbitro ha dato ready to play, questo è un segnale che dà l'arbitro, che significa pronti a giocare, in quanto comunque il tempo è semi effettivo, sia sui lanci incompleti si ferma, se esci dal campo ti fermi, se invece rimani in campo o ricevi non si ferma. Ancora palla Seymour, ancora fermato questa volta da il linebacker El Mekri, proveniente anche lui dalla giovanile, come tantissimi dei giocatori in campo sia con maglia bianca sia con maglia verde. Sono due squadre che fanno delle giovanili i loro punti di forza, il che è ciò che serve per il futuro. Piccola annotazione di servizio: quelle linee bianche che ci sono in mezzo al campo si chiamano hash marks e sono quelli che determinano dove viene messo il pallone alla fine dell'azione. Vediamo intanto l'azione. Quasi intercetto, quasi intercetto. El Mekri si dispera
il numero 43 si dispera perché aveva il pallone veramente in mano. Adesso, e non so se gliel'ha portato via uno dei suoi. Se posso permettermi una battuta, perché Ramiel Mekri è un ragazzo che viene dal giovanile, lo conosco da, praticamente dal primo giorno che è arrivato ai Dolphins. Posso dire una cosa, lui è soprannominato comunque Mani di Pietra, quindi forse non gli è stata toccata la palla. Bene, e questo è un momento importante per i Dolphins, perché hanno fermato l'attacco dei Warriors costringendoli al calcio di allontanamento. Vedete che in questo momento la palla viene allontanata, ricevitore al volo perfetto, Quattrone che va avanti, però nulla di fatto. Addirittura il punter dei Warriors, il calciatore Maxime Berezan, un giocatore poliedrico e capace di grandissime giocate in ogni posizione in cui viene schierato, lo riesce a placare nonostante sia stato l'ultimo a partire dal special team bolognese. È abbastanza anomalo vedere il ritornatore di qualsiasi special team che viene fermato dal kicker o punter che sia, invece in questo caso proprio il punter è andato e con una spinta notevolissima, sì, è andato a prenderselo. Anche perché di solito i kicker e i punter hanno dei fisici un po' da calciatore, diciamo che è un punter un po' anomalo fisicamente. E siamo con l'attacco dei Dolphins, primo e 10, palla lancio veloce su Nocera, porta un guadagno pressoché nullo. Finiamo il discorso sugli hashmark. Queste, sì, linee servono perché se la palla cade fra le due linee in mezzo al campo viene posizionato sul punto di caduta. Se la palla viene, se l'uomo viene placato o esce dal campo fuori da quelle due linee, la palla si posiziona o su quella di sinistra se è uscita a sinistra, o su quella di destra se è uscita a destra. Si chiamano hash marks. Di Galbo cerca e trova questa volta Zach Quattrone, che viene fermato immediatamente sempre dal punter, dal numero 40 Berezan, che questa volta però è schierato come linebacker, ma ha il fisico da linebacker. No, da notare che Berezan ha giocato tight end e running back principalmente. Ecco, no no, beh, ma indiscutibilmente ha più il fisico da linebacker che il fisico da punter. Di Galbo trattiene la palla, Brancaccio cerca di aprirgli la strada, ma quattro maglie bianche impediscono qualsiasi movimento a Di Galbo. Azione non certo positiva per l'attacco Dolphins. E allora, siamo di nuovo al quarto tentativo. Ecco, mancano ancora tre yard. In questo momento potrebbe essere auspicabile anche una finta, ossia fingere il calcio, ma in realtà giocare qualche stratagemma per cercare di guadagnare terreno, anche perché sul 14-0 la giocano. È meglio giocarla. Sul 14-0 è meglio giocarla, e la posizione di campo non è così sfavorevole, perché siamo praticamente sulla linea di metà campo. Di nuovo Di Galbo corre e guadagna il primo down. E chiude il primo down con di potenza. Sì, assolutamente di potenza. La strada gli è stata aperta da Albanese, Leonardo Albanese, che viene dalla giovanile under 19, uomo decisamente di peso, decisamente difficile da fermare. Nel frattempo a Roma è cambiato il risultato, i Siemens sono avanti 6-0 in casa dei Dax Lazio. Quindi flag che vola, fazzoletto giallo che vola, lancio profondissimo. Gioco gratis. Lancio profondissimo. Falli. Allora, ci sono... spieghiamo cosa è successo. C'è stato un fallo. Quando viene segnalato un fallo, l'azione prosegue. Quindi si chiama gioco gratis perché era evidente che il numero 87 bolognese, che si tratta di... di San Giorgi, era penetrato, ossia prima che la palla fosse mossa era penetrato nel campo dei Dolphins. Poi c'è stata qualche scaramuccia, ma non ci interessa, vedremo dopo. Ecco l'arbitro. Attendiamo che cosa dice l'arbitro. Ci sono due falli nell'azione, a palla viva, offside, difesa, 5 yard di penalità. A palla morta, comportamento antisportivo, attacco numero 67, 15 yard di penalità, primo down. Allora, dunque... Gianluca Sesta, il numero 67 Dolphins, a palla morta. Mi scuso,
Il fallo a palla morta dell'attacco, 15 yard di penalità aggiunte alle 5 di penalità. Dunque, un secondo down, un primo down. Questo è da spiegare, da una cosa un po' più complessa. Allora, c'è stato un fallo di fuorigioco da parte dell'attacco, della difesa, scusate, Warriors. Quindi un giocatore in maglia bianca, sì, ha varcato però la linea. È stato segnalato erroneamente, in quanto il fallo dell'attacco dei Dolphins porta a una perdita di terreno dei Dolphins. Certo. Rimane il primo down, ma l'arbitro stava andando avanti. Cioè, sì, ecco, no. Guarda. L'87 ha fatto il primo fallo di offside. Quindi gioco gratis. E vola la prima bandierina. Quindi a questo punto l'azione è inficiata, per cui se fosse stato completato declinando il fallo, avrebbero i Dolphins tenuto la palla su quella posizione, certo, declinando. Non è accaduto. C'è stato un fallo successivo a palla morta di comportamento antisportivo da parte della linea di Ancona. Infatti. Quindi 15 yard in meno, ma sempre con il primo down. Certo. Questo è uno di quei casi in cui ci sono due falli, uno a palla viva, uno a palla morta, e vedete che la palla è andata avanti e poi indietro. Adesso i Dolphins si trovano con un primo tentativo e 20 yard da guadagnare. Quindi time out Warriors. Quindi time out Warriors, secondo time out. Perché ha chiamato time out? Spieghiamolo. Ha chiamato time out perché c'era stata una chiamata della difesa. Le chiamate sono gli schemi o i modi di mettere in campo la squadra, sia per quanto riguarda il personale, cioè gli uomini che giocano, sia per gli schieramenti come schema. Quindi se vuoi avere quattro uomini in linea, vuoi averne cinque, due linebacker, c'è un blitz, ossia un uomo che entra inaspettato fra la linea d'attacco. Quindi che cosa è successo? C'era un po' di confusione in campo. C'erano troppi uomini in campo, siccome se tu vieni colto con 12 uomini o 13 o 14 in campo è una formazione illegale, quindi un fallo, i Warriors hanno preferito chiamare un time out, regolare coi ragazzi la formazione in campo sia per il personale che per lo schema, e quindi riprendere con la calma e la tranquillità il gioco, che in questo momento sorride ai Warriors perché un primo tentativo è 20. Da parte dei Dolphins fanno molto lontano il primo tentativo, che darebbe poi origine ad altri 4 tentativi o down. Certo, in molti casi da parte dei coaching staff di tutte le squadre si preferisce bruciare un time out, seppure che siano così importanti, perché ricordo che per ogni tempo ogni squadra ha 3 time out a disposizione, quindi i Warriors ne hanno già usati 2, però hanno calmato le acque e contemporaneamente si ritrovano adesso con giocatori schierati e quello che è evidente sia una difesa così, che si chiama prevent, cioè con, vedete, adesso no, non lo vedete perché non è inquadrato, ma ci sono tutto il backfield difensivo, cioè tutti i difensori sui ricevitori molto più profondi del normale, perché si aspettano un lancio profondo. Infatti sulla linea ci sono solo 3 uomini. Chiaramente si aspetta, Di Galbo trattiene la palla e viene fermato. Va detto che per il momento la linea d'attacco Dolphins sta battendo enormemente la linea di difesa Warriors, anche perché, come dicevamo, ci sono solo 3 uomini schierati in linea di difesa Warriors contro 5 uomini. Permettimi, è vero anche il contrario, perché la difesa dei Dolphins ha fatto un'ottima guardia sulla linea offensiva, però vedi, facciamo notare che sono 3 uomini di linea d'attacco con uno stunt, ossia Calbucci che fa il giro dall'esterno per andare a placare il quarterback, quindi si creano anche degli schemi che servono a confondere la linea offensiva. Chiaramente, cioè il football è uno sport basato, passatemi il termine, sull'inganno, cioè in attacco bisogna fare di tutto per far pensare alla difesa che la palla sia in un posto dove non è, e naturalmente la difesa deve fare di tutto per capire il più velocemente possibile dove è la palla, ma soprattutto non far capire all'attacco, in questo caso soprattutto al quarterback, come sono gli assegnamenti e i posizionamenti. Intercetto da parte di Zachary, che oltretutto corre, arriva sulla linea quasi delle 20 yard difensive e viene fermato dallo stesso Di Galbo. Pessimo lancio questo da parte di Di Galbo, molto profondo, ma con una difesa prevent, quella di cui parlavamo prima, è difficilissimo riuscire a completare lanci profondi, proprio perché la difesa è schierata per poter
proteggere il più possibile il campo profondo, perché con una situazione come questa di 20 yard da guadagnare è ovvio che c'è bisogno di lanci profondi. Di conseguenza preferisco lasciarti dal punto di vista della difesa un guadagno di 5 yard ma non di 20. Questo è il tipico caso di turnover, un'azione forzata, ossia il quarterback ha esagerato pensando di riuscire ad andare dove invece è arrivato quasi Zanetti. Anzi, Andrea, bello numero 90. Avevo visto 80, chiedo scusa, sì, 90, Andrea Bello. Dicevo, è un'azione forzata, quando forzi la palla molto spesso ti accade questo, perché qui invece il lancio era perfetto, ma Bello backpedal, ossia camminando all'indietro, non è riuscito a trattenere la palla. Secondo tentativo e 10 yard da fare, il tempo volge agli sgoccioli, sarebbe importante per i Dolphins tenere il risultato, perché una touchdown subito nell'ultimo minuto è un touchdown gratis, ossia pesa molto di più dei touchdown realizzati normalmente. Mi piace molto. Mancano 3 minuti e 30 secondi, il tempo corre. Devo dire che il quarterback Cosino dei Warriors mi sta facendo un'ottima impressione. Attento, pulito, cerca gli spazi corretti per i propri ricevitori e ha una finta di corpo e muove la palla decisamente bene. Questo mi sembra di aver capito che sia il frutto del lavoro che è stato eseguito, in quanto assieme a lui è arrivato Maxime Joubert, che è un allenatore di attacco che ha già lavorato con lui, hanno allenato anche squadre giovanili oltre ad avere giocato, virgola, allenato insieme nella stessa squadra di college, per cui c'è un affiatamento tale, per cui giustamente mi diceva Giorgio Longhi, piuttosto che imporre al mio quarterback il mio gioco, preferisco che lui si confronti con qualcuno che conosce bene, che lo conosce bene e quindi che porti sia la tecnica che il campo alla mia squadra. Nel frattempo a Roma, per essere precisi, sack! Pesantissimo sack da parte di Evangelisti su Cosino, penetrato come una fucilata e riuscito a mettere le mani addosso al quarterback con un tackle for loss oltretutto di 10 yard. Dicesi sack l'azione nella quale un giocatore di difesa placca il quarterback impedendogli qualunque tipo di azione e facendogli anche perdere magari terreno. Se poi perde anche il pallone, viene recuperato dalla squadra difensiva, il sack è un tripudio. Allora, nel frattempo a Roma, dicevo, per essere precisi, a Ciampino, i Siemens hanno segnato di nuovo e siamo sul 12-0 per i Siemens sui Dax. Dax, squadra rivelazione dello scorso anno, che ha fatto vedere cose egregie, altalenanti. Attenzione. 1 minuto e 54, vale come avviso per i 2 minuti. Ecco, in questo caso l'arbitro ha chiamato i 2 minuti, ossia mancano 2 minuti alla fine del tempo. Significa che anche questo è un momento in cui il tempo si ferma, quindi va aggiunto ai time out in un certo senso. Intanto i Warriors decidono di mettere 3 punti ipotetici nel carniere con Dazan. Viene bloccato. Viene bloccato da un'ottima penetrazione di Zach Quattrone, molto veloce, e quindi gli ha impedito ai Warriors. Si è saccato anche 4 dita, però. Probabile, molto probabile, però è riuscito a bloccare questo calcio e da lì, quindi da esattamente la linea delle 20 yard, rientra di nuovo in campo l'attacco Dolphins. A questo punto speriamo porti fino alla fine del primo tempo. Ricordiamo i punteggi, perché ieri per esempio i Guelfi hanno perso dalla squadra di Parma per un field goal, cioè per 3 punti. Importantissimi anche i 3 punti, nel senso che nel football segni con 6 punti il touchdown, ossia quando la palla varca la goal line, ossia la linea di meta, portata o ricevuta. 1 punto l'extra point di calcio, 2 punti l'extra point con un'azione vera e propria, 3 punti il field goal, ossia il calcio dal campo. E siamo a un lancio profondissimo. Si guarda intorno il ricevitore chiedendo interferenza. Orlandini
adesso non il contatto c'è stato. Se possiamo vedere il replay, lo chiedo alla nostra regia se è possibile. Il contatto, a mio parere, c'è stato. Beh, diciamo che ci sono tre arbitri che guardano che cosa accade, sono nella fattispecie il back judge, il side judge e il field judge, che sono proprio preposti a vedere. Sì, in un certo senso potrebbe essere interferenza, però le regole sono veramente difficili da interpretare se non hai studiato proprio il regolamento nei minimi particolari con la casistica eccetera. Bel placcaggio, un placcaggio durissimo su Valentino Rotelli, che ha ricevuto il pallone, porta alla chiusura del down di almeno 3-4 yard, quindi sarà di nuovo un primo tentativo per l'attacco Dolphins. I Dolphins sono vivi e giocano immediatamente perché hanno fretta di prendere impreparati i Warriors sullo schieramento, sulla chiamata degli schemi. Di nuovo palla, bella palla, e esce per bloccare il campo su Teo Flamini, che in questo momento riceve. In questo momento si passa alla gestione del tempo, ossia manca talmente poco alla fine. Un minuto e venti al termine del quarto. E talmente tanto in termini di yard che la gestione del tempo è fondamentale, ossia si deve cercare di uscire per fermare il tempo, se no il tempo finisce. Oltretutto vedete che i Dolphins hanno un attacco no huddle, nel senso che non c'è quella riunione. Buono il lancio anche su Antonio Nocera col numero 35, di nuovo chiusura del down, però il tempo corre e quindi vedete i Dolphins sono già schierati proprio per non perdere tempo e poter procedere con la loro avanzata e neanche utilizzare time out e soprattutto tenerliseli in tasca. Ancora buona su Nocera, improvvisamente finalmente l'attacco Dolphins si allora, è svegliato. Se posso, questo è il tipico esempio di 2 minutes offense, ossia certo, un attacco che viene giocato proprio per questa situazione in cui il tempo l'arbitro fischia. Time out Warriors, ultimo time out. Time out chiesto dai Warriors per ovvi motivi, proprio perché stanno soffrendo questo attacco. Mancano 54 secondi al termine del quarto. Stanno soffrendo questo, dicevo, questo attacco no huddle che effettivamente se una difesa non vi è abituata crea grossissimi problemi perché non dà il tempo alla difesa di sistemarsi e di organizzarsi. Quindi chiaramente il coaching staff Warriors, siamo alla fine del primo tempo di gioco, secondo quarto, primo tempo di gioco, quindi vale la pena consumare il terzo ed ultimo timeout per questa frazione di gioco, cioè per il primo tempo, per calmare e far ragionare e rifiatare anche la difesa. Soprattutto perché comunque i Warriors in questo scorcio di partita non rientreranno con l'attacco e non hanno bisogno del time out. Dicevamo il 2 minutes offense o hurry up offense è un attacco che viene giocato proprio con una serie di schemi memorizzati o segnali sulla linea, proprio per dare la impossibilità alla difesa di rifiatare e di riassettarsi. E difatti avete visto che questo drive dei Dolphins è andato praticamente dalle 10 fino alle 30 avversarie. Hanno macinato 60 yards in 4 giochi. Momento delicatissimo. E corre Di Galbo, il quale corre, però esce. E corre fuori per fermare il tempo e naturalmente anche per evitare l'impatto da parte del numero 44 Calbucci e da parte di Capogrosso, proprio per evitare che ovviamente i quarterback meno colpi subiscono meglio si sta. Diciamo che in questo momento i Dolphins hanno 3 punti in tasca col field goal, però sarebbe meglio ne mettessero 7 per tenere viva la partita. Il tifo sugli spalti si fa sentire, momento delicato con circa 40 secondi da giocare. Partito lo snap, lancio su Valentino Rotelli, il quale mette il ginocchio a terra e si ferma l'azione, ma intanto ha chiuso il down e sono ulteriore avanzamento. La palla a questo punto è entrata nella red zone di cui parlavamo prima ed è chiamato un time out Dolphins, primo time out.
I Dolphins decidono a questo punto di fermare il tempo, ragionare un minuto, ed è il primo time out richiesto appunto dai Dolphins. Ecco, con questi 35 secondi circa da giocare e due time out, ci sono 18 yard da guadagnare per andare in meta. Come dicevamo, è importantissima la gestione del tempo, questo ne è un tipico esempio. Ricordiamo che esistono alcuni allenatori sulle due goal line che ricordano i grandi fasti del football, stiamo parlando di Giorgio Longhi sulla sponda Warriors, campione d'Europa 1987, e Pippi Moscatelli, indimenticato grandissimo nose tackle e tackle difensivo sia della nazionale, campione d'Europa 87, sia degli Angels di Pesaro, sia dei Sime Milano, insomma un giocatore, credo che abbia giocato anche Ancona, un giocatore che ha, giocatori che hanno un passato, grande passato. Torniamo a noi. Allora, di nuovo schieramento d'attacco per i Dolphins, Trips tra i ricevitori sul lato destro e Zachary Quattrone singolo sul lato sinistro. Guardato a vista da due uomini. Sicuramente è il bersaglio ottimale. Lancio proprio su di lui ed è touchdown Dolphins. Touchdown Dolphins. Allora, nonostante la doppia copertura, è riuscito Quattrone, bravissimo, a infilarsi esattamente fra i due giocatori di difesa e a ricevere un pallone oltretutto molto pulito. Nota tecnica, questa si chiama, come azione è un square in, ossia ha corso dritto, poi ha deviato verso l'interno, ma la cosa importante è che è andato a colpire quello che si chiama soft spot, ossia quella zona fra le coperture degli uomini che avevano la responsabilità di dividersi il campo per impedire la ricezione. Quindi molto bella l'azione, ma soprattutto ottima la lettura del quarterback che ha imboccato Quattrone esattamente dove doveva. Buono l'extra point calciato da Brancaccio, di conseguenza 14-7, mancheranno veramente pochissimi secondi. Oh, attenzione, perché il referee credo che stia, mancano 33 secondi. 33 secondi alla fine della partita e avete visto il replay. Bravissimo Zach Quattrone, è molto bravo nella lettura Colin Di Galbo per andare a colpire esattamente mancano la zona. Mancano 33 secondi. Mi è sembrata una copertura da parte dei Warriors combinata, ossia sia uomo che a zona, ossia un uomo che mancano 33 secondi. E gli altri, 33 secondi. E gli altri che invece guardano la zona. Perché? Perché quando hai un ricevitore così pericoloso è chiaro che lo raddoppi, si dice, certo, in gergo. Certo. Le difese per quanto riguarda i lanci possono essere o a uomo, quindi la tipica marcatura, io ti sto addosso e cerco di impedirti di ricevere, o a zona, dove gli uomini droppano, si dice drop back, ossia vanno all'indietro, gli uomini della difesa, tranne quelli della linea che devono entrare per cercare di placare il quarterback, e difendono una parte, una porzione di campo. Quattrone, pur essendo marcato a uomo, si è infilato nella zona debole fra le due zone. E quindi è riuscito in un lancio pulito, ben lanciato, ed è stato attentato uno squid basso. Kick, il 78 Warriors, uomo decisamente di peso, Fantazzini. Andrea Fantazzini, figlio e nipote di due indimenticati giocatori, campioni d'Italia nel 1986 a Bologna, mi sembra, al suolo di Bologna contro gli Angels. Ma al di là di quello, il calcio viene, in questo caso conveniva fare un calcio basso, perché se tu lo lanci al miglior ritornatore può succedere, lo calci al miglior ritornatore, potrebbe succedere che ritorna, ossia prende la palla e la riporta in touchdown per una segnatura. Invece così preferisci dargli un po' di campo e fare una difesa preventiva. Come vedete c'è molto spazio tra gli uomini, perché è chiaro che si andrà di lancio. Incompleto, pallone direttamente fuori, irraggiungibile per il ricevitore eletto da Zani. Passaggio di Custò per il solito numero 80 da Zani, fuori misura. Questa partita sta facendo vedere degli ottimi aggiustamenti. Devo dire che i coaching staff hanno cominciato a lavorare alacremente, si sono svegliati prima i Warriors, complice anche quella palla persa da Colin Di Galbo, che ha comunque fruttato 7 punti, e un pochino dopo i Dolphins, che però sono riusciti a far vedere che stanno attenti a quello che accade. Buono questa volta il lancio, rimane in campo, il tempo corre. Passaggio in direzione di Parra.
Io avrei pensato che i Warriors non avrebbero più messo piede in campo con l'attacco, ma mi sono proprio sbagliato. Intanto c'è un fallo, una flag in campo, fazzoletto giallo, bandierina, chiamatela come volete. Di nuovo cambiato il risultato, siamo al secondo quarto a Ciampino e i Simil Milano si sono portati sul 18-0 sui Dax. Sinceramente non mi aspettavo un risultato così ampio già al secondo quarto. Non sappiamo, non siamo qui. Attacco numero 62, 10 yard di penalità, si rigioca al secondo down. Diciamo che i Simen si pongono, dopo aver perso rocambolescamente una partita già persa e quasi riguadagnata e quasi vinta al Super Bowl numero 50 dello scorso anno contro i Panthers di Parma, si pongono come una delle due ad ipotecare i posti in finale, loro e i Panthers. Però voglio vedere cosa dicono le altre squadre, perché non è poi sempre così detto. Intanto un po' di nervosismo in campo dal punto di vista non dei falli, ma dei falli intesi come animosità di gioco, ma di posizione. Intanto si muove. Falsa partenza, attacco numero 77, 5 yard di penalità e ancora secondo down. È una falsa partenza, ossia si è mosso un uomo, la linea d'attacco non si può muovere, ma neanche un movimento così, uno shake delle spalle, fino a che la palla non viene sollevata dal centro per passare al quarterback. È una cosa molto importante, perché chiaramente se no avrebbero un vantaggio infinito, per cui in questo caso ci sono 5 yard di penalità per un movimento della linea illegale, per un offside, falsa partenza. Invece la difesa non può attraversare la immaginaria linea che taglia il pallone, perché altrimenti si tratta di incrocimento, ossia quando l'uomo della difesa 9 secondi entra al termine del quarto. Essendo un fallo che ha fermato il tempo, si applica il 10 second run off, quindi il secondo quarto è terminato. Finisce qui. Il secondo tempo è il primo tempo, scusate, il secondo quarto. Quindi adesso squadre in spogliatoi, sicuramente comunque tanto da fare per i coaching staff, per aggiustare, per correggere il tiro, migliorare. Per parte nostra vi diamo appuntamento fra una decina di minuti, quando le squadre staranno per rientrare in campo. Grazie.
Torniamo in diretta, le squadre sono già schierate sul rettangolo di gioco. Questa volta tocca ai Warriors il calcio di inizio di questo secondo tempo, terzo quarto. Il punteggio lo vedete, è 14-7 a favore della squadra bolognese. E intanto il calcio è stato effettuato, ritorna Petrilli, riesce ad arrivare fino alle 25 della propria metà campo e da lì partirà il primo drive di attacco. Importantissimo, perché Ancona comincia questo secondo periodo, questa seconda metà, terzo, quarto in realtà, con l'attacco, quindi sul punteggio di 14-7 ha tutte le possibilità per arrivare a pareggiare o addirittura andare in vantaggio se mettessero a segno una trasformazione da due punti. Poi è chiaro che il campo ha tutti alti verdetti, ma l'ipotesi è questa. Nel frattempo a Ciampino il risultato è ulteriormente cambiato. Di Galbo, bellissima corsa in proprio di Colin Di Galbo, riesce a rompere un placcaggio e riesce ad arrivare fino alla 38 difensive. C'è un flag sul terreno di gioco. Sostituzione illegale, difesa, la penalità è declinata, primo down. Nel frattempo avete sentito che cosa ha comunicato il referee, nel frattempo avete visto anche il replay della bella corsa di Colin Di Galbo e chiude ampiamente il down. Dicevo, nel frattempo il risultato Ciampino è cambiato ulteriormente, 24-0 a favore dei Siemen Milano sui Dax Lazio. Partita virtualmente chiusa, diciamo che prima c'è stato un fallo di sostituzione legale, ossia bel placcaggio. Placcaggio durissimo su Flamini. Calbuzzi assolutamente presente, anche prima è stato l'ultimo a dare il colpo di grazia di Galbo. È un bel animale, detta come va detta dal punto di vista di gioco, Calbucci, giocatore molto rapido, molto presente, eccellente. Ci hanno portato delle per riuscire a sostenere questo freddo che praticamente ci attanaglia. Sul campo di Ancona, il campo di rugby della Palovale, lo stadio della Palovale Nelson Mandela. Un bellissimo fondo in sintetico dove i giocatori si stanno abituando a giocare sempre di più. Dicevamo importante questo drive per i Dolphins, perché significherebbe portare la partita nuovamente ad aprirsi. Intanto vediamo questa formazione un po' particolare con tre ricevitori sulla parte bassa del teleschermo, si chiama Trip. Scusate. Ah, siamo alle prese col caffè, perdonateci. Scusate, c'è un attimo di caos perché c'è stato portato grandioso il passaggio. E questa è Beta su Zoppi, bellissima l'inserzione di Zoppi. Attenzione, c'è anche un fallo. C'è un fallo del numero 9, Zaccari, che ha azione ormai finita, si butta sulle gambe dell'attaccante numero 21 dei Dolphins e come vedete c'è una flag, una violenza non necessaria probabilmente. Nel frattempo da segnalare che il numero 72, il centro Chiappini, leader anche della nazionale italiana dei Dolphins, diciamola tutta, lo zio è a terra circondato da medici e da fisioterapisti. Chiaramente si spera non sia assolutamente nulla di grave. È successo di tutto in questa azione. Il risultato dell'azione è touchdown. A palla morta, fallo personale, violenza non necessaria, difesa numero 9. Come le 15 yard di penalità verranno applicate al kick-off successivo. Quindi questo primo down ha riso dopo tre azioni ai Dolphins, che si riportano sulla 13-14 in attesa della trasformazione. Un incidente a Chiappini, che però si sta rialzando con le sue gambe e questa è la cosa più importante. Forse un crampo più che altro, sembra un colpo al ginocchio destro, più mi sembrava. Comunque viene accompagnato fuori dal campo, fa un segnale in tribuna sollecitato. No. Aia.
Il ginocchio destro dolorante viene accompagnato decisamente a braccia fuori dal campo. Speriamo che sia una faccenda il più leggera possibile. Comunque, al di là di questo, attendiamo di sapere dalla sideline Dolphins eventuali novità. Nel frattempo è stata una bellissima azione che dopo chiederemo di rivedere alla regia al termine dell'extra point. L'azione è stata molto bella, un lancio di Colin Di Galbo su pareggio e siamo in parità 14-14. I Dolphins si sono svegliati alla fine del primo tempo e iniziano il secondo tempo con tutt'altra vivacità. Eccolo questo è il replay dell'extra point. Invece chiedevo se possibile di rivedere, perché l'azione è stata veramente molto bella, del lancio di Galbo su Zoppi. Ecco, lancio secco, teso, Zoppi si era infilato esattamente in mezzo ai difensori Warriors e praticamente indisturbato riesce ad arrivare. Ecco il fallo. Ecco, il fallo è l'ultimo, è quello del numero 9 Zachary Warriors, che una volta che Zoppi era già entrato nella end zone l'ha colpito ugualmente e quindi quella è una penalità. Particolare tecnico, lancio sidearm, ossia non un lancio di quelli ad arcobaleno, ma un lancio esterno tipo giocatore di baseball per arrivare nella NFL, Mahomes piuttosto che Wilson, John Elway o Elway, praticamente un lancio un po' particolare che non è sempre effettuato. Intanto calciano da molto più avanti i giocatori in maglia verde e invece che lasciarlo uscire, quindi avere un touchback, prova a ritornare il numero 80, mi sembra. No, parliamo del 15 dei Warriors, Ghirotti, Emanuele Ghirotti. Ci sono diversi giocatori che sono arrivati a rinforzare le fila dei bolognesi, per esempio ne sono arrivati alcuni da da Pesaro, scusate, e addirittura anche alcuni dai Ravens di Imola, ad esempio il 62 Lucchi, l'80 Dazzani e il 43 ci sembra Masi, per cui campagna acquisti un paio di uomini di linea importanti per quanto riguarda le novità dei Warriors. E vediamo che qui fa ottima guardia la difesa anconetana, sempre quattrone in prima linea su tutti i giochi, su tutte le squadre, giocatore veramente poliedrico. Sì, Zach Quattrone è già il secondo anno che milita nelle file dei Dolphins, delle squadre verde d'arancio, ed è proprio il secondo anno perché ha già veramente dimostrato di essere un giocatore di alto livello. È assolutamente, perché può ricoprire tutti i ruoli skill, le skill position, cioè le posizioni di destrezza, quelle che prevedono un atletismo e una capacità superiore, non solo forza fisica, cosa della quale comunque pare essere dotato dalle legnate che distribuisce in giro. Termine veramente tecnico. Questo è profondamente tecnico. Dicesi legnata, il placcaggio molto appariscente, quello che ti fa sentire il rumore, il clangore delle spalliere, del paraspalle, del casco. Comunque, a parte gli scherzi, sdrammatizziamo un po'. Sì, certo. Partita assolutamente bellissima, ma soprattutto equilibrata, perché le squadre stanno dimostrando in campo un grandissimo equilibrio. Bel lancio esterno. Bel lancio. Preciso, pulito. Su Bello. Anche comunque il neo acquisto James, col numero 24 nelle file dei Dolphins, sta dando del suo, arriva molto spesso sui placcaggi a essere il primo placcatore e se non è il primo è quasi sempre il secondo, tenendo in considerazione che gioca profondo e quindi viene quattro ricevitori dallo stesso lato Warriors. Empty house. Seymour riesce a trattenere il pallone. Allora, questa formazione si chiama empty house perché non c'è nessuno a difendere il quarterback
cioè un mediano, un running back per evitare che entrino e lo vadano a placare, però è talmente veloce questa azione che Seymour si nasconde dietro i suoi tre compagni di squadra cercando di avanzare la palla, cosa che ha fatto regolarmente per la bellezza di 9 yard. E infatti sarà un secondo tentativo e poco più di una yard da guadagnare per chiudere il down. È ovvio che i Warriors non ci stiano, come è ovvio e doveroso sia, e stanno reagendo in un ottimo modo. Ancora palla Seymour, ancora corsa centrale, ancora fermato subito, addirittura adesso non so se è la prospettiva, ma mi sembra una leggera perdita di terreno o nulla o nullo il guadagno. Stanno facendo un'ottima guardia gli uomini di linea di Ancona, che dal punto di vista fisico mi sembrano belli vispi, altro termine assolutamente tecnico. Sì. No, sicuramente non è una linea pesantissima quella Dolphins, non è mai stata una squadra con delle linee pesantissime, ma c'è movimento. Questa volta viene data la palla al numero 15 con l'uomo in movimento, ma il guadagno è probabilmente arriva alla chiusura del down. Adesso vediamo il posizionamento. Sì, è chiuso il down. Devo dire che questo attacco dei Warriors quest'anno mi sembra molto più efficace rispetto all'anno scorso, molto più equilibrato, molto più bilanciato. Ricordiamo comunque che queste due squadre hanno giocato da tanti anni, da una quarantina d'anni i Warriors e da pochi di meno i Dolphins, e sono state anche protagoniste di vari Super Bowl, quindi stiamo parlando di una intelligenza, di una nobiltà del football americano italiano. Tieni conto che l'anno prossimo, cioè il 2023, c'è una flag sul terreno di gioco. Il 2023 sarà il 40° anniversario non della nascita, ma bensì della nascita, ma della partecipazione a campionati nazionali per i Dolphins. Ecco, tieni conto che consecutivi. I Dolphins Ancona 2001, 2002, 2003, 2004 hanno sempre giocato il Super Bowl, quindi la finale del campionato, contro sempre i Lions di Bergamo, che è stato il decennio della dinastia dei Lions, che non ce n'era per nessuno, sono diventati anche campioni d'Europa, e purtroppo hanno perso tutte e quattro le loro apparizioni, mentre invece i Warriors hanno giocato diversi Super Bowl, vincendone solamente uno a Bologna, record storico per accesso di partecipanti sugli spalti dall'area di Bologna contro gli Angels di Pesaro nel 1986, mi pare, vado un po' a memoria ma adesso controllo. 18-8 finì e c'erano 17.000 persone sugli spalti. Infatti, stiamo parlando, Massimo, della preistoria. Non so se è sensato che io lo dica, ma c'eravamo tutti e due. Attacco numero 56 e 58, 15 yard di penalità e ancora primo down. Noi stavamo parlando, ma c'è un giocatore a terra dei Dolphins e il fazzoletto giallo che abbiamo visto è stato un chop block. Adesso vi spiegheremo che cos'è. Comunque in ogni caso è una penalità pesantissima. È Christian Giardinieri che era a terra, ma si rialza leggermente claudicante, ma viene verso la sideline. Allora, spieghiamo cos'è un chop block. Il bloccaggio deve essere effettuato praticamente in piedi, cioè tagliare l'uomo, ossia buttarsi sulle gambe dell'uomo per farlo cadere, soprattutto in due, quindi uno che lo colpisce di sopra e uno di sotto, è un fallo. Fino a 20 anni fa era possibile farlo, oggi no, perché si tutela il giocatore, ossia i giocatori di football sono tutelati da regole molto strette. Lo ripetiamo, non è una violenza gratuita non controllata, ma ci sono regole molto strette, per cui questo chop block è un fallo molto grave che viene punito con un arretramento di 15 yard, quindi i Warriors perdono terreno preziosissimo pur mantenendo il primo tentativo, ma con 25 yard da giocare. Solita formazione con un solo corridore, il 22 Seymour nel backfield, e un lancio lungo esterno intercettato da Petrilli, intercetta benissimo, ha aspettato, non si è fatto vedere dal ricevitore, ha aspettato l'ultimo momento, lo rivedremo nel replay, ma è stato tecnicamente perfetto. Prima regola. Ricordiamo una cosa, ecco il replay. No, non vediamo, arriverà il replay, speriamo. Petrilli è un nazionale.
Allora, la cosa importante per un ricevitore è andare verso la palla. Vedete che il giocatore non è questa l'immagine. Il giocatore, in questo caso, il giocatore dei Warriors, ha aspettato il pallone, e quando il pallone è in aria, chiunque può avventarsi sopra. Per cui Petrelli in questo caso gli ha rubato il tempo e ha posto i Dolphins in una situazione rosea, ossia con un primo tentativo e 10 yard sulla linea delle 34-35 yard del campo proprio. Finta di end off, finta di passaggio della palla a mano sul running back Brancaccio e scarico del pallone molto veloce da parte di Colin Di Galbo su Antonio Nocera con il numero 35. I Dolphins rimangono con il no huddle game. Evidentemente è una strategia che porta vantaggi, perché non volevo dire un termine troppo in casina, mi sembra eccessivo, crea confusione nella difesa dei Warriors, che comunque quando c'è la no huddle, cioè non viene fatto quell'accrocchio di persone, cioè di giocatori, nella quale si decidono le azioni. Ed è un sec, bello, però ma incredibile, riesce a scaricare, bravissimo, bravissimo Di Galbo, qui ha fatto veramente un bambino con i baffi. Sì, anche questa è una pura definizione tecnica, ma mi trovi d'accordissimo. No, sono stato molto tecnico. Ma mi trovi d'accordissimo. Praticamente, perché è placcato, cinturato, le caviglie cinturate, in fase di caduta è riuscito a scaricare un pallone perfetto su Zoppi. Bravo. Diciamo che questo è grande mestiere di un giocatore americano che ne ha viste di ogni, e questa è la grande differenza fra la scuola americana e la scuola italiana, che dobbiamo dire però che la scuola italiana sta crescendo molto, tanto. Abbiamo visto per esempio a Firenze giocano col quarterback italiano il giovane Fimiani, il quale è effettivamente un giocatore di rilievo. Di nuovo scarico su Antonio Nocera. Ricordo che Nocera è sempre stato, fin dall'anno scorso, è sempre stato uno dei bersagli primari per Di Galbo, perché è il classico ricevitore, lo potete vedere, non è sicuramente un uomo di 1,90 m, non è sicuramente stazzato fisicamente, ma è il classico ricevitore di possesso. Gli dai la palla, gli porti la palla, gli fai arrivare la palla nel raggio di 2 metri attorno a lui e lui la prende. Questo significa che il football americano viene dimostrato. Oh no! Il casco! Un colpo di casco! Allora, si potrebbe configurare un'interferenza, difatti la stanno chiamando dalla panchina, in quanto il giocatore in maglia bianca dei Warriors non ha guardato, si è disinteressato del pallone, ma ha giocato il giocatore. Questo significa che potrebbe essere una interferenza, perché voi vedete che lui si disinteressa completamente del pallone, va sul giocatore. Noi non ci permettiamo di dire se lo era o meno, però potrebbero esserci gli estremi. Time out Dolphins. Probabilmente chiamano una coaching conference, ossia il coach vuole parlare con l'arbitro per chiedere motivo di questa non chiamata. Time out Dolphins, primo time out. Ma infatti Roberto Rotelli, l'head coach dei Dolphins, sta chiedendo una coaching conference, cioè il fatto che solo ed esclusivamente il capo allenatore può parlare con l'arbitro, con il capo arbitro. E vediamo decisamente nervoso Rotelli proprio per evidentemente questa non chiamata. Il signor D'Amato non sta dando retta a questa coaching conference, quindi probabilmente Rotelli se n'era accorto, a onore non se n'era accorto. Probabilmente si sono parlati gli arbitri per la posizione da tenere nei confronti dell'allenatore. E adesso Rotelli chiede spiegazioni, perché Nocera era girato direttamente verso il pallone, mentre il difensore Warriors era direttamente rivolto esclusivamente al ricevitore, quindi non, come dicevi tu Massimo, si è totalmente e completamente disinteressato del pallone, ma si è interessato esclusivamente del giocatore. Infatti Rotelli gli ha spiegato esattamente, con la mimica avete visto, esattamente quello che vi ho detto, cioè il giocatore difensore non può disinteressarsi del pallone e giocare l'uomo impedendogli con uno schermo di ricevere, perché è un fallo. Poi è chiaro che anche gli arbitri sono umani, quindi come sbagliano i ricevitori o i corridori o i bloccatori, possono sbagliare anche gli arbitri. Terzo e 4.
momento molto importante. Partita l'azione ed è un lancio. Di Galbo però decide di trattenere, corre e va a chiudere il down. Molto probabilmente sì, sta, adesso vedremo il posizionamento rispetto alla catena. Sì, chiuso il down, quindi sarà un, siamo ampiamente in red zone Warriors. Sarà un primo tentativo e la palla è posizionata sulle 12 difensive. Ancora no Adol. Partita bella, bella Massimo, mi piace moltissimo perché è una partita equilibrata, le due squadre si stanno guardando per bene negli occhi. Lancio profondo, no, non è ricevuto, anche se nonostante il tuffo. Questa situazione è stata molto propizia per i Warriors, come diceva un vecchio allenatore che ho avuto, se tu tocchi con mano puoi prendere con due. Me la ricordo anch'io questa. E quindi lui non ha toccato con mano ma non ha preso con due, questo non è buono. Sì, me la ricordo piuttosto bene, anche se sono passati qualche anno, non molti, qualcuno. Comunque siamo al secondo tentativo 10, lancio incompleto, tempo fermato, ma qui non abbiamo problemi di tempo perché ci sono ancora due quarti quasi completi. Ancora il lancio. Stesso problema questa di prima. Questa volta è Quattrone che non trattiene la palla, di nuovo nulla di fatto, siamo ancora a questo punto, andiamo al terzo tentativo. Onestamente la palla era molto bassa. Sì, sì. La palla era bassa e oltretutto arrivando da quell'angolazione per un ricevitore è decisamente complesso, quindi si giustifica anche abbastanza bene la non ricezione da parte di Isaac. Qualcuno si chiede come si fa nelle tracce. È chiaro che esiste un playbook, un libro delle azioni in cui i ricevitori sanno in certe situazioni che cosa debbono fare, però è tutta questione di tempo. Vedete che lancio è stavolta no, uguale, ma insomma, e allora? Dicevo, in queste situazioni i ricevitori sanno dove dovranno essere, dopo quanto tempo, quindi timing, e proprio in quel momento, vedete, questo lancio arcobaleno, questo lob che viene droppato, ossia viene non ricevuto, questa però è tre azioni fa, viene non ricevuto dal numero 21 che comunque si era già prodigato in ottime azioni in precedenza. E si opta per il calcio piazzato. Nel frattempo siamo arrivati all'intervallo a Ciampino e siamo 31-0 per i Siemen su vantaggio Dolphins. Vantaggio Dolphins, buono il field goal e sono tre punti che vanno a allungare la striscia positiva dei Dolphins da 14-0 a 17-14. Bella partita. Partita molto vivace, tutte e due le squadre se la giocano e se la giocano piuttosto bene. Dicevo 31-0 all'intervallo a Ciampino, onestamente non mi aspettavo un risultato di questa portata, visto che i Siemen quest'anno hanno cambiato tanto nel proprio roster, hanno definito un anno di ricambio generazionale, sono stati inseriti tantissimi giovani che arrivano dalle giovanili, sono andati via dai Siemen alcuni giocatori assolutamente storici tipo Jordan Bua, tipo di Tunisi, buona parte, quindi ci sono giocatori che erano dei pilastri per i Siemen, quindi ci si aspettava un po' più di difficoltà, ma non per carenze, ma semplicemente perché quando c'è un ricambio generazionale e quando ti vengono a mancare improvvisamente alcuni pilastri portanti, l'inizio potrebbe essere piuttosto faticoso. Bello il ritorno del numero 15 Ghirotti, figlio d'arte. Ricordiamo, suo papà è stato campione d'Italia con i Doves Bologna nel 1985, sono mi sembra due o tre fratelli che provengono dalla squadra romagnola e ha fatto vedere delle ottime cose, la Romagna fornisce un po' di buoni talenti ai Warriors. Diciamo che se devo dire una cosa su questa partita, il punto che emerge fino a questo momento è la grandissima capacità di avanzare il pallone del running back in maglia bianca Seymour, l'ottimo esordio del numero 4 bolognese Zachary
no, Gabriel Cousineau, il quarterback. A bolognese, scusami. E assolutamente il comeback di 17 punti, cioè dal 14-0 al 14-7 dei Dolphins. E qui c'è un face mask probabilmente involontario, ma c'è. Non si può toccare con la mano il casco o la maschera protettiva del giocatore. Quindi è un fallo da 15 yards, si chiama face mask. Vediamo cosa dirà l'arbitro, ma mi sento di preannunciare questo. Il referee viene a parlare con l'head coach Rotelli dei Dolphins. Gli chiede se vuole accettarlo o meno il fallo, perché si può anche declinare un fallo se ti conviene in termini di guadagno. Quindi o di perdita. Holding. Attacco numero 56, 10 yard di penalità e ancora primo down. Smentito clamorosamente. È un holding del 56 sul numero 82 Dolphins. Che cos'è l'holding? L'holding è quando l'uomo di linea d'attacco trattiene per la maglia o per un'altra parte dell'attrezzatura il giocatore. Lui dovrebbe solamente spostarlo, non trattenerlo. Al lancio ancora. Sempre bello. No, questa volta è Dazzani, giocatore dei Ravens di Imola, che riceve, cioè in prestito dei Ravens di Imola, perdonatemi. Anche nel football la collaborazione fra le squadre esiste, è molto importante, soprattutto a Milano si fanno di questi scambi mandando i giovani a maturare in altre squadre piuttosto che prendendo qualcuno che vuol fare il salto di qualità. E in questo caso i Warriors quest'anno hanno usato molte collaborazioni con Braves, Ravens, Utah Romagna, eccetera. Finta di end off su Seymour, braccato, così no, scarica il pallone, ma... Chiedono dalla panchina Dolphins intentional grounding, ossia quando il QB, pur di non perdere terreno, perché una volta placato si va lì con la palla, quindi perde terreno, chiedono che sia dato questo fallo, schema intentional grounding, cioè quando tu butti la palla per terra pur di non essere flag placato lì. Vediamo che cosa succede. Ma se daranno il grounding adesso, il Cousineau era praticamente a terra lì, bisogna veramente, è una cosa esclusivamente arbitrale, perché diventa molto difficile. No, diciamo che, aspetta, vediamo cosa dice, ma non c'è, non fallo. C'è fallo per intentional grounding. Il ricevitore numero 22 era nella zona in cui è caduto il passaggio. Passaggio incompleto, terzo down. Quindi ecco, questa è stata la valutazione, cioè il fatto che Cousineau, pur placcato, abbia scaricato il pallone verso in una zona in cui c'era un ricevitore Warriors, fa ritenere agli arbitri che non fosse intentional grounding, cioè volontariamente scaraventare via il pallone. Perché se no sarebbe stato placcato lì, quindi avrebbe perso 20 yard. Infatti. Invece così un lancio incompleto, si riparte da dove erano partiti. E questo è uno screen. Questo test. È uno screen molto bello e molto ben riuscito. Che cos'è uno screen test? Allora, vuoi rispondere? Mamma mia, mi sono tornato a scuola. Allora, lo screen pass. Semplicemente in questo caso specifico, ne esistono un paio diversi, ma questo caso specifico è il running back. Normalmente il running back passa attraverso la propria linea d'attacco, la linea d'attacco lascia penetrare i difensori e di conseguenza il running back si ritrova praticamente da solo al di là della linea di scrimmage. A quel punto, detta così, è un'azione lunghissima, in realtà un'azione che occupa pochi decimi di secondo, e si ritrova da solo e ha lo spazio, come avete visto, per Seymour per poter correre. Eccellente la copertura del numero 26 in maglia Dolphins. Stiamo parlando di Riccardo Petrilli, che chiude la parte esterna a Seymour e gli impedisce di girare l'angolo, per cui nel frattempo arrivano tutti, vedete, arrivano tutti gli altri giocatori che lo placano dietro la linea. Quindi si chiama fare il box, ossia quando un difensore ti impedisce di girare la linea e di prendere il campo per il dritto. Intanto vediamo, è ancora un lancio, questa volta è il numero 11 in maglia bianca, Nicolas Vigorito, classe 98, che completa il lancio ma per un guadagno
quasi inesistente. Seymour in questo momento è fuori. Sì, ho visto che stava zoppicando prima su un placcaggio. Difatti i Warriors hanno effettuato un cambio di personale, in quanto probabilmente Seymour è stato un po' abusato dal punto di vista dell'utilizzo. Comunque, a differenza degli americani degli anni scorsi, quest'anno sembra che Zach, Fish e Seymour si siano assolutamente ben integrati e abbiano proprio la voglia di giocare, cosa che spesso negli americani è una cosa che manca. Ottima la corsa, bravo, del quarterback. Bravo, bravo, bravo. Che zampetta benissimo in mezzo al campo, corre 35 yard di qua e di là, però alla fine ne guadagna 5. Sì, però ha dimostrato di non aver paura del contatto, ha dimostrato di sapersi muovere. No, questo quarterback di quest'anno dei Warriors mi piace. Chiaramente rispetto a quello dell'anno scorso, che onestamente mi piaceva molto poco, questo mi piace veramente tanto. Allora, diciamo che oltretutto diamo una lettura, chiave di lettura: il campo da football è diviso in nord, sud, est-ovest. Est-ovest vuol dire da una linea laterale all'altra, nord-sud da una meta all'altra. È chiaro che devi correre nord-sud se vuoi guadagnare, non est-ovest. E intanto siamo al punt. Quattrone che ritorna, va sull'esterno. Accelera. Si invola sulla parte destra del campo, si gira l'angolo, riesce ad andare avanti fino all'uscita. Nadalini lo costringe alla sideline. Ricordiamoci che la sideline, cioè la linea laterale, è un alleato della difesa, perché una volta che sei uscito l'azione si interrompe. Però intanto è riuscito a portare la palla bene, perché l'ha portata sulle 35 circa, 34-35 della propria metà campo, quindi è una posizione tutt'altro che brutta per essere un punto di partenza per l'attacco. Beh, devo dire che in questo secondo tempo i Dolphins sembrano un'altra squadra. Completamente, completamente. Anche i Warriors sembrano un'altra squadra. Sì, forse da punti di vista opposti. Comunque, sì, in effetti la difesa Warriors adesso sta soffrendo parecchio l'attacco Dolphins, cosa che nel primo tempo era esattamente il contrario. Cioè, l'attacco... Questa è un'azione da manuale. Colpo pulitissimo di spalla, assolutamente non è esistito il contatto del casco da parte di Faieti. Io capisco la sindrome da targeting, ma non ci sarebbe stato in tutti i casi, perché non è nella fine zona del terzo quarto, si cambia campo. No, su questo siamo d'accordissimo, però siccome abbiamo visto l'anno scorso delle chiamate arbitrali in vari campi diversi, abbiamo visto delle chiamate arbitrali con questo targeting che anche in casi veramente paradossali. Beh, in questo caso comunque diciamo che c'è stata una contemporaneità con la ricezione che ha separato l'uomo dalla palla, quindi infatti, direi che è stato un bellissimo intervento, e i Warriors sono in questo momento, stanno tornando un pochino nel loro mood, quello che ha contraddistinto il primo tempo. Nella grande partita a scacchi che viene fatta fra gli allenatori, con pedine i giocatori, in questo momento i Dolphins sono leggermente avvantaggiati, però mi pare che i Warriors non è che stiano a guardare, per cui credo che la difesa di coach Solmi stia comunque prendendo contromisure, come avete visto. Devo dire che mi ha impressionato moltissimo, non l'avevo mai visto giocare dal vivo, il quarterback di Ancona, perché è veramente un decision maker. Sì, Di Galbo è uno che non ha paura a correre, non ha paura al contatto, ha un'ottima mano e ha una buona, non eccezionale, ma una buona, buonissima lettura dei propri ricevitori. Conosce già l'ambiente, scarica il pallone su quattrone. Incompleto. Incompleto, non ha avuto il possesso. Faieti. Devo dire che è stato un ottimo intervento, perché gli ha tolto la mano per stringere il pallone e gli ha fatto perdere il pallone. Un guadagno di 20 yard si è trasformato in nulla di fatto. Infatti, non l'ha proprio colpito il braccio che avrebbe dovuto chiudere sulla palla per avere il possesso, e quindi perfetto l'intervento difensivo. Peccato, perché il lancio era molto bello e se fosse stato ricevuto, ma coi sei coi mano si va da nessuna parte, se fosse stato ricevuto il campo sarebbe stato aperto.
E c'è stato fazzoletto giallo, fischio. Allora, in questa azione, per esempio, avete visto Capogrosso che ha fintato un'entrata laterale. Falsa partenza, attacco numero 67, 5 yard di penalità e ancora terzo down. Ha indotto il numero 67 di Ancona, si tratta di Sesta, Gianluca Sesta, a un movimento illegale sulla linea. Vedete, il numero 2 si porta all'interno, finge di penetrare e lui beve la finta. Beve clamorosamente la finta. Quindi si muove e dà 5 yard di arretramento per un fallo di movimento illegale. Molto anche il nervosismo gioca in questi momenti, la pressione. Sesta, ormai sono 300 anni che gioca. No, 300 anni no, è un ragazzo di 21 anni. Ma viene dalla giovanile, ha giocato! Grande intervento difensivo del numero 9 Zachary Warriors. Gli ha tolto praticamente la palla dalle mani. Ah, senza praticamente, gliela proprio tolta. È stato perfetto, cronometrico e millimetrico. Non ha neanche toccato Antonio Nocera e ha portato via la palla. Questo significa che i Warriors hanno costretto i Dolphins di Ancona al calcio di allontanamento. Non è assolutamente né perché è il quarto periodo, né perché sono in vantaggio, né perché ci sono comunque 14 yard da guadagnare, fare un tipo di finta o di gioco per cui si gioca un quarto down per arrivare a chiuderlo. Quindi adesso vediamo il punt come andrà, perché schierati profondi ci sono i due import. Secondo me arriva sul 9. Bello, il calcio è molto bello. Non ne azzecco una. No, oh, palla viva, palla viva. Pazzia. Questa totale è follia. Pazzia. Questa è follia. Flag sul terreno di gioco. E questo è un safety se non è un touchdown. Non, mamma mia, ma cos'è? No. Questa è follia. Allora, parliamo un attimo di quello che può essere accaduto. In attesa di vedere il replay, perché è stato veramente un caos. La palla che viene toccata, ma non posseduta da un giocatore della squadra di ritorno, la rende viva. Certo. Chiunque può riprenderla a quel punto, perché la palla parte morta finché non la tocca uno della squadra che riceve, rimane morta. In questo caso il giocatore ha fatto un pasticcio, ha provato a darla via, guardate, la perde, quindi adesso è viva, chiunque la tocchi la può giocare. Lui viene placcato, piuttosto che farsi placare lì, che è in area di meta quasi, la lascia al suo giocatore, poi la palla viene rutola, fa briga finché un giocatore dei Dolphins la ricopre in end zone. Parliamo del numero Petrilli, e sono 6 punti, credo, per la formazione. Bisogna solo attendere la chiamata arbitrale. Ha sbagliato, Morbidoni. Mattia Morbidoni. No, scusateci, perché è l'enfasi del momento, si vedono cose che voi umani nemmeno c'è stato immaginare. Un passaggio illegale in avanti da parte del numero 22 della squadra che ritornava. Questo passaggio legale in avanti è andato incompleto, dunque la palla era morta. Si applica a mezza distanza dal punto del fallo e sarà per la goal line e sarà un primo down Warriors. No. C'è qualcosa che mi sfugge. Ci permettiamo di dissentire, di perché non esiste al mondo che un giocatore della squadra che riceve il calcio possa fare un passaggio in avanti. Ma non esiste questa cosa. Non esiste. Lì la palla o è viva e viene recuperata dai Dolphins, o al massimo la fai morire sul punto. Questa devo dire è stupenda. No, ci dispiace, ma non... Questa non l'avevo ancora sentita. Su uno special team in parlare di... Vediamo... Perché secondo me si rivedranno. Non posso, cioè è una decisione che non ha senso. Adesso, a parte il fatto che è una posizione infelicissima per l'attacco Warriors, sorvogliamo, lasciamo stare. Hanno studiato gli arbitri e quindi a questo punto il placcaggio sulla linea quasi. Però francamente. E adesso? Il placcaggio è stato all'interno della goal line. Sembra di no. Non è safety. Attenzione, vedete gli altri giocatori che mettono le mani in testa. Diciamo che in questo momento la sezione arbitrale, la terza squadra in campo, secondo me ha un attimo perso. Sì, un po' di confusione. No, nel senso.
Capisco che i regolamenti su certe fattispecie siano un po' farraginosi, però io non saprei veramente come definire la decisione di prima, perché esula da qualunque tipo di mia conoscenza. Siamo in due, Massimo. Mi fido. Seymour che cerca di sfondare, ma non riesce. Non so, sono assolutamente basito. Allora, facciamo un respiro profondo e torniamo in noi. La partita è 14-17 in favore dei padroni di casa Dolphins Ancona. La palla è sulle 2 yard con un terzo tentativo e 9. Palla in mano ai Warriors, i quali o chiudono il down o dovranno calciare. Da una posizione infelicissima. Questa è l'azione chiave della partita. Se chiudono il down hanno speranze, se non lo chiudono è un problema. Si va al lancio lungo. Incompleto. Lancio incompleto, quarto tentativo. Ci vuole un pazzo adesso a decidere di giocare un quarto tentativo in quella posizione. No, in quella posizione no. No, no. Sono pronto a escludere assolutamente. Che io però stimerei molto. Fallo personale. Violenza sul quarterback. Difesa numero 90, 15 yard di penalità e un primo down. Questo regalo da parte dei Dolphins è una violenza non necessaria sul quarterback. Questa è il numero 90 ha vinto il premio. Luciani ha vinto il premio per il fallo più stupido della partita. Questo ha tramutato una ipotetica situazione totalmente a vantaggio dei Dolphins in un primo tentativo 10 per i Warriors, che riapre la possibilità di avanzare e di andare in meta. Infatti adesso è situazione normale per i Warriors. Scarica il pallone su Seymour, che viene fermato immediatamente, ma intanto il suo guadagno l'ha fatto. Sono stati 2 minuti abbastanza concitati da tutti i punti di vista. Sì. Adesso, visto che non l'hai detto prima, lo dico io, abbastanza incasinati. Sì, diciamo che queste situazioni di gioco sono molto, molto particolari, per cui richiedono anche una grande freddezza da parte degli arbitri nell'interpretarle. E comunque i Warriors stanno macinando yard con lanci nella media, nella media lunghezza, e stanno macinando yard. Beh, è quello che hanno fatto i Dolphins poc'anzi. Certo, ma stanno uscendo dalla loro zona pericolosa, anzi in realtà ne sono già usciti. Terzo tentativo e una yard e mezzo da guadagnare. Tornano nella comfort zone. Ancora il lancio Cousineau, profondo questa volta. Oh, Maia, oh! Zachary Quattrone ragazzi, questo ha forte. Intercettato meravigliosamente. Questo è davvero forte. Evita 2 placcaggi, rompe il terzo e un grandissimo intercetto. Grandissimo intercetto, un ritorno di almeno 30 fallo. Yard. C'è una flag sul terreno di gioco. Allora, dicevamo secondo... all'inizio, anzi, dicevi all'inizio che gli arbitri deve essere a terza squadra invisibile. In questi ultimi 2-3 minuti si sono fatti vedere un po' troppo. Beh, ascolta, quello che è successo in campo credo che sia improbabile da governare, per cui anche loro hanno avuto i loro problemi, ma credo che se la siano cavata abbastanza bene. Quello che voglio dire è che con questo intercetto Quattrone conferma la mia impressione, cioè se dovessimo eleggere il most valuable player, cioè il miglior giocatore della partita. Ci sono 2 falli nell'azione. Credo che prima del lui. Cambio di possesso, holding, attacco numero 62, la penalità è declinata. Dopo il cambio di possesso, fallo personale, clipping, difesa numero 62, mezza distanza dalla goal line, primo down. Quindi con i 2 falli che sono stati effettuati in questa azione. Eccomi, è mia. Abbiamo... Grazie. Andiamo di là, Arbitro, chiuda il microfono, per favore. Ecco, adesso l'ha chiuso. Dicevo, adesso è l'attacco dei Dolphins che con questa ritorno, con questo ritorno di Quattrone si porta in una posizione che praticamente è come se avessero avuto la palla prima dopo il punt. Infatti. Quindi ci hanno fatto vedere 5 down di spettacolo, ma torniamo alla situazione di prima. Di caos totale. Primo tentativo e gol per l'attacco Dolphins. Colin Di Galbo in regia, dietro le sue spalle Cristiano Brancaccio col numero 44 running back. E siamo all'azione e personale. Flag sul terreno di gioco, deflettato il pallone e c'è una flag.
addirittura è stata fatta un'azione dal giocatore dei Warriors molto bella perché ha deflettato il pallone, però pericolosissima perché un pallone in aria può essere preda di chiunque, anche degli attaccanti. In quel punto oltretutto c'è all'interno della goal line. È andata bene ai Warriors questa volta. Questa volta è andata bene ai Warriors. Vediamo che cosa ci dirà il capo arbitro. Holding, attacco numero 50, 10 yard di penalità e ancora primo down. Allora il signor D'Amato ci ha segnalato Caponi. Che Caponi ha effettuato un holding, ossia ha trattenuto un difensore, cosa che non può fare, e quindi c'è un arretramento dell'attacco dei Dolphins che vengono spinti fuori sulle 15 yard, comunque sempre una posizione accettabile. A parziale discolpa e difesa di Caponi, ricordo che il primo anno che gioca in Serie A, viene dalla giovanile, quindi non tanta esperienza. Di Galbo trattiene, scarica su, giocatore assolutamente da solo, e dovrebbe essere Gianfelici, se ho visto bene, sì, Gianfelici con il numero 87, il quale si complica la vita e va a cercare un follow up interno, un guadagno dopo la recessione interno, dove era pieno di giocatori di Warriors che l'hanno placato. Invece di stare sulla linea esterna, come viene insegnato nel fondamentale di base a ogni ricevitore, perché il massimo che succede ti buttano fuori. Comunque era lì, ha ricevuto, ha guadagnato. Infatti il suo compito l'ha fatto. A un secondo tentativo e 4 yard. Formazione chiusissima da parte dei Dolphins. Nessun ricevitore esterno. Difese chiuse, attacco chiuso e siamo... Finta di end off, scarico. Pressione grandissima. Tanta pressione su Di Galbo. Nadalini e Berezan fanno una pressione notevole e vanificano il momento di tranquillità in cui poteva lanciare al ricevitore libero. Per cui ottima difesa dei Warriors con schemi di Coach Solmi che portano assolutamente a un risultato. Terzo tentativo e 3 yard. Resta un down oppure il field goal. Dopo. Chiaramente al posto della, vista la posizione di campo, al posto della punt di allontanamento, Brancaccio chiude, scarica su, non buono, non buono. L'ha ricevuto fuori dal campo. Un piede era dentro, ma non ha avuto i due piedi all'interno del campo, non c'era, e di conseguenza non è buono questo lancio. Peccato perché è stata giocata benissimo. Molto bene. Adesso guardate la copertura che ha Di Galbo. Nocera è assolutamente solo, ma vedete il piede, anzi il piede d'appoggio è già praticamente fuori, quindi non è possibile assolutamente dare buono questo non touchdown, per intenderci. Peccato perché era, difatti, come avevo previsto, fallito il terzo tentativo, si va al field goal, quindi hanno la possibilità i Dolphins di portare il punteggio, come accade, sul 20-14. Buon. I Dolphins allungano, a questo punto sono 6 i punti di vantaggio sui Warriors, che per impattare la partita devono a questo punto segnare, chiaramente segnare un touchdown e vincerla con un relativo extra point. Abbiamo visto veramente di tutto. Sì, in questi ultimi 5 minuti devo dire che è praticamente successo tutto quello che poteva accadere. Diventa difficile anche spiegarlo, cercare di farlo comprendere a tutto, perché siamo arrivati anche in una o barra due situazioni complesse da regolamento. Quindi non era semplicissimo anche spiegarlo dal nostro punto di vista. In ogni caso, kick off. Schierati già i ritornatori, il numero 11 Vigorito e il numero 21 Frazzetto sono schierati profondi come ritornatori, mentre a Ciampino i Simen allungano nel terzo periodo a 38-0. Direi che difficilmente può essere discusso il risultato finale. Vediamo un attimo, mancano ancora altre squadre all'appello, perché ci sono i newcomers, quelli che sono saliti dalla Serie A2 l'anno scorso, i Vipers di Modena, squadra che si è molto ben attrezzata, intanto un calcio un po' così. Calcio brutto. Dopodiché i Mastini di Verona,
che fanno parte della, della serie il numero A1. Frazzetto ha tentato il coup de théâtre cercando di saltare il proprio placcatore diretto, perché ha visto che non aveva di fronte un uomo di 1,90 m, perché Pignataro, ottimo outside linebacker, ma sicuramente non alto 1,90 m, però in quel caso lì secondo me vede troppa NFL. Detta come va detto, anch'io cercavo di essere Massimo, cercavo di essere diplomatico. Detta come va detta, comunque ricordiamo le formazioni in campo, si aggiungono appunto i Mastini Verona, i Rhinos di Milano e i Vipers Modena per chiudere le nove squadre della deflettato serie. Deflettato il lancio di Cosinò, di nuovo con la formazione a quattro ricevitori con Seymour dietro come quarto, in realtà poi ha lanciato dall'altro lato, ma è stato deflettato dalla linea difensiva Dolphins. Quarto periodo, punteggio 20-14 in favore dei Dolphins Ancona contro i Carpanelli Warriors Bologna, partita vibrante. Lancio molto veloce, ma se fossimo negli Stati Uniti diremmo che a questo punto ci sono 20 unanswered points, ossia il 14-0 dei Warriors. E poi è stato contestato con 20 punti di seguito dei Dolphins senza che i Warriors riuscissero a segnare nessun touchdown, anzi rischiando in un'occasione di regalare altri 7 punti. Infatti, con una inesattezza, in una incomprensione fra ricevitore e i suoi compagni di squadra. Siamo ancora in impostazione per i Warriors, grande pressione, screen pass nuovamente su Seymour. Buono il suo guadagno, arriva alla chiusura del down probabilmente. Probabilmente sì. C'è chiuso. Quindi i Warriors sono praticamente alla linea di metà campo. Partita interessante. Sì, bella partita perché le due squadre stanno giocando bene tutte e due e stanno cercando di sfruttare. Zanetti. Attenzione perché stanno contestando una palla persa, però stanno segnalando che il ginocchio era già a terra quando l'ha persa, ma ricordiamo che se la palla viene persa dal ricevitore o dal running back quando è già per terra, una parte tipo ginocchio o gomito ha toccato a terra, si chiama down by contact, ossia la palla viene persa per il contatto col terreno. Era il Mekri che si era raggomitolato sul pallone, ma appunto il ricevitore aveva già toccato a terra con il ginocchio e di conseguenza era chiusa l'azione, non c'era più possibilità di cambio di possesso. Secondo e quarto, finta palla con il motion. Diciamo che ha attraversato Dazzani il campo con una finta, in teoria sarebbe dovuto rimanere da solo, ma evidentemente il cornerback, cioè l'uomo assegnato alla sua copertura che lo segue a uomo, ha fatto buona guardia ed è andato a contrarlo proprio nel momento in cui ha ricevuto la palla per un no gain, ossia nessun guadagno. Terzo tentativo e 5 yard circa da conquistare per i Warriors per una nuova serie di down. Incompleto. È Ghirotti, che uno dei bersagli preferiti dal quarterback Cousineau, il quale non riesce a trattenere la palla. Ghirotti spesso va a ricevere girato, sempre all'indietro, per cui fa fatica a saltare perché già è sbilanciato all'indietro e difatti le sfiora tutte ma non le riceve. E in più comunque è una delle posizioni più odiate dai ricevitori, il ricevere andando all'indietro, sia perché sei sbilanciato, cioè perché hai la schiena completamente scoperta. E questa è una flag, jet sweep, ma c'è stato probabilmente un doppio motion. Vediamo che cosa decideranno gli arbitri, importantissima questa azione perché si approccia al quarto tentativo. Troppa gente in motion. Falsa partenza. Falsa partenza. Attacco numero 15. 5 yard di penalità e ancora secondo quarto down. E in effetti questo era. Vedete, c'è ecco un giocatore si muove in motion, il numero 80, si ferma,
ma parte prima che lui sia fermo del tutto il numero 15 per questa jet sweep. Quindi in doppio due uomini in movimento, questo dal regolamento non è consentito. I Warriors chiaramente a questo punto, quarto tentativo e praticamente 10 da guadagnare, vanno al punt di allontanamento, schierato profondo ed è una finta. Zach Quattrone, è una finta, palla a Seymour che però riesce a darla via, ma adesso c'è la solita nulla di fatto montagna di giocatori uno sopra l'altro. Comunque è ovvio che ci si poteva aspettare che in questa situazione, con il quarto tempo già a buon punto 20-14, è inutile andare al calcio dell'allontanamento, sì, perché comunque si prova tutto. Certo, infatti, che questa decisione agevola i Dolphins parecchio, perché non sono riusciti i Warriors a chiudere il down, seppure con un'azione, un trick play, un'azione in gamba. E a questo punto la palla è posizionata. Mancano 3 minuti e 49 secondi. Avete sentito la chiamata del tempo, di conseguenza la palla è sulle 40 yard metà campo Warriors, prima azione d'attacco di questo drive per i Dolphins, i quali avranno sicuramente tutto l'interesse a far morire il tempo facendo correre l'uomo, infatti palla a brancaccio e perché si corre. Il tempo non corre, il tempo corre, quindi si consuma. Meno tempo lascia ai Warriors, più li poni con le spalle al muro, anche se con una segnatura i Warriors avrebbero la possibilità di vincere, perché 6 punti, certo, più 1 della trasformazione, che è quasi matematico, diventerebbe 21-20. No, ma chiaramente i Dolphins giocheranno in modo da ovviamente avanzare la palla, ma non andranno in cerca di rischi pericolosi tipo intercetti o perdita di possesso. Time out Warriors. Time out Warriors. Confusione un po' sulla difesa, mi sembra che ci fossero un po' troppi uomini in campo. Comunque al di là di quello, e in questo momento è importante strappare la palla. Ricordiamoci che finché il gioco non è finito la palla può essere strappata dal giocatore, addirittura lo strip è oggetto di grandissimi allenamenti, perché riuscire a strappare una palla e impossessarsi di una palla mentre c'è l'attacco avversario su è importantissimo. Vedete quello che è successo nel primo touchdown dei Warriors, ossia una palla partita dalle mani del giocatore dei Dolphins e intercettata al volo da Frazzetto. Quindi vediamo questo timeout, servirà a chiarire l'idea e la difesa dei Warriors, che sicuramente tenteranno di forzare i giochi e tenteranno di rubare la palla per poter avere ancora una chance per andare a segnare e magari ribaltare il risultato della partita. 20-14, spettacolo, colpi di scena. C'è stato un po' di tutto in questa partita. Sì, ma proprio questo la rende una gradevole partita. E devo anche dire, il livello tecnico di entrambe le squadre, comunque al di là della fatica iniziale dei Dolphins in attacco e della fatica successiva dei Warriors in difesa, ma al di là di quello stiamo assistendo a una partita tecnicamente di buon livello. Direi che hanno dimostrato una grandissima velocità di esecuzione. Il football si è evoluto negli ultimi 30 anni proprio dalla forza fisica e dalla tecnica individuale alla velocità più tecnica individuale, sposata anche una certa forza fisica comunque. Vediamo Calbucci che si appresta a una sorta di blitz esterno, vedete che viene contratto dal running back, lancio sotto mano, la stessa azione del touchdown più importante, e qui attenzione. Allora, c'è, attenzione perché il placcaggio è stato fatto molto alto, mettiamola così, il placcaggio di Zachary Warriors su Zoppi Dolphins diciamo che è stato molto alto. Allora ricordiamo una cosa, esiste una regola che si chiama targeting, un fallo nel quale il giocatore di difesa non può placcare l'uomo con il contatto prima di casco. Non è successo niente, è tutto regolare. Sì, ma si vede chiaramente dal replay. Sì, cioè voglio dire che non si può placare prima col casco, si deve toccare prima con la spalla. Poi è chiaro che la spalla, essendo attaccata al collo, prima o poi il casco arriva. Però intanto il tempo corre, Calbucci ferma brancaccio. Qualche parentela col teatro?
No. Vabbè, domanda capziosa. grande intervento di Calbucci e siamo a un quarto tentativo e 2 yard. Ancora qualche speranza per i Warriors, anche se i Dolphins a questo punto giocano il quarto tentativo invece che provare un field goal che sarebbero altri 3 punti, quindi una matematica salvezza direi, oppure un punt. Mancano 2 minuti. E questo è il tempo che si ferma per l'avviso dei 2 minutes. 2 minutes warning, l'avviso dei 2 minuti. E vediamo che cosa succederà in questo momento. Ed è nuovamente il quarterback che si incarica di portare avanti il pallone per la chiusura del down. Ben giocata, un'azione già predisposta, un QB keep, cioè il QB tiene la palla e avanza dietro i blocchi dei compagni. Il numero 30, che è quello che ha aperto la strada a Colin Di Galbo, Matteo Moretti, anche lui viene dalle giovanili e ha fatto il suo lavoro, cioè ha bloccato la prima maglia diversa dalla sua e Di Galbo ha guadagnato altri 2 yard. Chiede Di Galbo il tempo all'arbitro, importantissima la gestione del tempo in questa fase finale, in questi 2 minutes. E siamo ancora con palla, una brancaccio corsa che riesce a rimanere in piedi e viene quasi placato da Ciarullo prima di rimettersi in piedi e continuare con un second effort, un secondo sforzo, guadagnando altre 2 yard. Quindi ottima prova di Brancaccio, che non sarà sicuramente il migliore in campo, perché questo è quattrone di sicuro assieme a Di Galbo, ma ha fatto il suo. Brancaccio è il classico giocatore che lavora per tutta la partita senza fare grandi esplosioni, ma se riesce a girare l'angolo è veramente difficile da fermare. Intanto il tempo corre, secondo tentativo a 5 yard, ma soprattutto a 25 yard all'area di meta che i Dolphins dovrebbero violare per altri 6 punti. E di nuovo Di Galbo che corre, aia, corre e si butta a terra giustamente, ha ampiamente chiuso il down e evita qualsiasi contatto pericoloso, giustamente scivola a piedi in avanti. Quando il quarterback scivola a piedi in avanti non può essere toccato perché è un segno di resa, per cui dice vabbè, io mi fermo qui ma tu non mi placchi. Infatti a questo punto sono all'interno della red zone Warriors, sono sulle 12 difensive Warriors, primo tentativo. Importantissimo, si mette in ginocchio, questo significa che il tempo è terminato. È finita la partita in realtà. Sì, consumano il tempo mettendosi in ginocchio, intanto il tempo corre e fra breve arriveremo al segnale dell'arbitro che sollevando la palla sancirà, eccolo, la fine della partita. Stefano, i Warriors hanno un commento rapido. Che cosa hai visto di buono dei Dolphins, tu che li conosci meglio, e che cosa pensi di questa squadra? Ah, molto velocemente, mi avevano spaventato all'inizio della partita perché non vedevo muovere l'attacco e mi sono rinfrancato tanto perché evidentemente il coaching staff ha strigliato e corretto, e quindi da lì è partita ed è entrata in campo la squadra che sono abituato a vedere. E per quello che riguarda i Warriors invece, che li hai visti anche l'anno scorso? Mi sono piaciuti molto di più rispetto all'anno scorso, molto di più. Cousineau mi piace tanto come quarterback, e Seymour è decisamente un portatore di palla difficile, pesante, difficile da fermare. Contemporaneamente a questo si muovono in maniera molto migliore a mio parere personale rispetto all'anno scorso. Palla a te. Ma assolutamente i Dolphins rimangono sullo standard che io mi immaginavo, che avevo visto l'anno scorso, squadra molto giovane, molto reattiva, molto capace. Conferma degli americani eccellenti, un coaching staff capace di dare le giuste direttive sugli aggiustamenti, tanto è vero che hanno fatto 20 punti dopo essere stati sotto 14-0. Per i Warriors confermo il fatto che gli americani mi sono piaciuti, il coaching staff
ha fatto delle ottime cose, c'è stato un paio di svarioni, c'è sicuramente ancora da lavorare, ma sapevo, almeno mi avevano informato, che erano leggermente in ritardo, soprattutto per i tanti inserimenti. Qualche cambio di ruolo, due squadre assolutamente competitive. Direi che in questo weekend, a parte la debacle dei Dax che stanno perdendo 38-0 dai Simen, grandissima conferma dei Panthers e dei Guelfi, che avrebbero potuto vincere la partita anche loro, quindi non c'è stata una superiorità. Quindi direi che per il momento il campionato è equilibrato. Aspettiamo al Varco, a Reynolds, Mastini di Verona e Vipers di Modena per capire come si svilupperà questo campionato, che appare già dalle prime battute molto interessante, molto combattuto. Decisamente vivace. Giusto ultimo aggiornamento, al momento la partita finirà con mezz'ora di ritardo rispetto alla iniziata, con mezz'ora di ritardo rispetto alla partita a cui avete appena assistito. In ogni caso, al momento a Ciampino ancora 38-0 a favore dei Simen. Ecco, se qualche spettatore fosse interessato, quelli che non sono adepti del mondo del football, a seguire i risultati, esiste un sito della federazione, si chiama FIDAF Game Day, sul quale si possono seguire le partite di tutte le divisioni e possono essere visti i risultati e le classifiche aggiornate in tempo reale. Perfetto, allora qui da Ancona, dalla Mandela, dallo stadio della Pallovale è tutto, da grazie, Stefano Serafini. Grazie da Eleven, grazie da Massimo Terracina per averci seguiti e speriamo di sentirci e vederci molto presto.